posto. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati con questo appuntamento promosso dalla Fondazione Univerde e da Mare Vivo, alternative sostenibili ai dissalatori sulle isole, affrontare le sfide sull'inquinamento e la qualità delle acque. Avremo numerosi interventi, quanti ne servono, quanto è giusto che ce ne siano, perché il tema è sicuramente, per chi lo vive in prima persona, parliamo soprattutto di chi vive nelle isole minori, sentiremo voci importanti di amministratori impegnati in questa situazione che vede da una parte in discussione il diritto della propria cittadinanza ad avere l'acqua, che è un bene sempre più prezioso e quindi il diritto è quanto mai necessita di tutela, però il rischio è che questo diritto fondamentale vada ad impattare su un aspetto che è un bene, è un diritto altrettanto comune per tutti, ma per le isole minori dove ancora di più, cioè l'ambiente e il territorio e il non inquinamento anche paradossalmente attraverso una concezione di dissalatori antiquata. Io per la prima volta ho avuto riscontro di questo pericolo quando lo scorso anno all'Isola d'Elba ho visto a Capo Liberi delle scritte che dicevano no al dissalatore, e oggi mi sono interrogato cosa ci fosse dietro. Ho letto quello che oggi sentiremo proprio tra gli altri dagli amministratori di Capo Liberi, e anche però avremo tra gli altri il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che è un'isola che, parere personale, meriterebbe anche il premio Nobel per la pace, ma oltre a tutto quello che sopporta, ha anche a che fare con questa emergenza continua che riguarda un po' tutte le isole minori. Però andiamo per ordine. Diamo innanzitutto la parola per l'introduzione dei lavori, sono pure questo troppo tempo, a Alfonso Pecoraro Scaglio, che è il presidente della Fondazione Univerde, che ha immaginato questo incontro. Alfonso. Buongiorno e grazie a tutti per il presente. Penso che funziona, sì, il microfono, per capire le ricette. Noi abbiamo avviato questa iniziativa ormai qualche anno fa. Ormai si va in prima o dopo la pandemia. Pre-pandemia avevamo avviato i primi convegni fatti a livello istituzionale sul tema del dissalatori. E confesso che li abbiamo avviati perché abbiamo ottenuto una serie di segnalazioni, in particolare in quel caso da Ventotene, dove io sono stato anche personalmente, dove anche le amiche e gli amici di Mare Vivo hanno una tradizionale attenzione, e abbiamo fatto un primo evento con il sindaco anche di Ventotene, perché io sono rimasto allibito di trovare un dissalatore che buttava la salamoia nell'area marina protetta, quindi creando danni ambientali. Nello stesso tempo faceva un'acqua scadente che bucava l'acquedotto, perché non era stata mineralizzata. Quindi una volta che è stata dissalata non era mineralizzata, quindi i minerali se li prendeva dalla condotta dell'acquedotto, e l'acquedotto era bucato e quindi la strada veniva a veicolare l'acqua. E per di più arrivava a casa della gente un'acqua giallognola, imbevibile, per cui le persone dovevano comprarsi l'acqua di un capolavoro di inettitudine da parte della società che aveva pensato e immaginato, con i fondi della regione Lazio, aveva pensato di fare questo assurdo intervento costato per di più alla collettività. Quindi un racconto, come dire, quando noi in genere segniamo le best practice. Il caso del depuratore di Ventotene è una worst practice. Io dico che nel nostro paese bisogna iniziare a presentare anche le worst practice, che ce ne sono tante. Io insegno turismo e ogni tanto racconto le worst practice del turismo italiano. Per fortuna racconto e faccio vedere quelle belle. Però, per darci il parametro di cosa non si dovrebbe fare anche, noi dobbiamo prendere degli esempi. Il caso di Ventotene è eclatante. E da allora mi sono accorto
devo dire, che non esisteva in Italia una normativa sulla valutazione impatto ambientale di Xanthus. Quindi abbiamo insistito per far realizzare una normativa dentro il cosiddetto, la cosiddetta legge salvamare, diciamo così, che ha avuto varie vicissitudini, ma pure è riuscita quindi alla fine a fare alcune modifiche, e ci siamo appassionati della tecnologia, ovviamente, perché poi uno di queste cose le risolve dando un'attenzione alla tecnologia, perché non è che il cittadino può essere esperto, ma nemmeno le istituzioni hanno il dovere di dover essere esperte di tutto. Si affidano ai tecnici, a persone di qualità e a imprese serie. In questo caso abbiamo avuto il piacere che Marnavi e Mimmo Jegoli sono stati appassionati di investire, pur non essendo la loro, il loro core business, quello che si inventava un installatore, perché loro facevano forniture, fanno attività di vario genere, e ci hanno raccontato che grazie anche ai progetti Horizon dell'Unione Europea, all'intervento del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, avevano avviato l'idea di una nave di salvataggio. Ora, anche quello era una cosa nuova. Da allora che abbiamo cominciato ad oggi vedrete che la nave c'è, prima era un progetto, un'idea, un corso di realizzazione, oggi c'è un prodotto reale, vero. Abbiamo coinvolto ovviamente l'Istituto Anton Dorn, perché io ho avuto il piacere da Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, che voglio aggiungere alla prima riunione del Consiglio dei Ministri cambiando nome al Ministero, e torneremo a quel nome, perché questo MIT non funziona, tanto per essere chiaro. E la transizione ecologica non può essere una cosa tecnologica senza prima la tutela del territorio del mare. Perché prima viene la natura e poi viene la tecnologia. Prima si tutela la biodiversità, e non è che si fa dopo magari il clone di un animale che è stato estinto, cioè tu prima eviti l'estinzione. E questo vale pure per noi, animali Homo sapiens, vorrebbe evitare l'estinzione e non, come dire, scaricare il nostro cervello con l'intelligenza artificiale e mandarci su un altro pianeta. Cioè, questi sono quegli obiettivi da fantascienza e mito tecnologico che però obiettivamente non tiene conto che la migliore tecnologia sulla Terra ancora è quella di madre natura, quella è la migliore tecnologia che c'è. Tutto il resto sono imitazioni, tentativi, cose innovative, importanti, ma fare gli apprendisti stregoni non serve. Quindi, prima di tutto, noi dovremo riavere il Ministero dell'Ambiente, che in pratica è stato soppresso de facto, anche se de jure è stato assorbito, non si capisce dove. E quindi, dicevo, questa parentesi doverosa per capirci in che contesto ci troviamo e perché abbiamo avuto qui oggi non il Ministero della Transizione Ecologica, ma la Ministra degli Affari Regionali, che sembra strano, cioè perché tu vuoi la Ministra degli Affari Regionali? Perché in realtà questo è un tema che impatta sulle decisioni delle regioni, in molti casi, perché i dissalatori li fanno le regioni, è la regione Lazio che fa il dissalatore dissennato a Ventotene spendendo denaro pubblico per fare una roba che danneggia i cittadini e l'ambiente, che devo dire è un capolavoro che ci ha fatto una cosa del genere, perché dice almeno fai una cosa, magari chiedi più soldi, fai qualche brogli, però non che fai tutto un danno. E il problema si è posto anche in altre zone, in altre regioni, quindi abbiamo coinvolto la Anton Dorn, abbiamo coinvolto tutti quelli che oggi vedete, l'Istituto di Sanità, personaggi autorevoli del mondo dell'università, e fin dall'inizio io ho voluto coinvolgere anche dei parlamentari sensibili, quindi Morassutti, che abbiamo reinvitato anche oggi, la senatrice De Petris, che sono stati invitati perché sono stati all'inizio, ai primi convegni. Ovviamente impattiamo su giornate complicate, perché in Parlamento, non a caso, la ministra Gelmini è stata chiamata all'ultimo minuto, ma ha mandato un autorevole esponente del gabinetto, quindi ci leggerà quello che comunque lei aveva previsto di dirci e soprattutto ci darà garanzie di fare quello che io ho detto al telefono a Maria Stella, una nota del Ministero degli Affari Regionali, in Italia ovviamente non è che un ministero che decide per conto delle regioni, che però può sollecitare le regioni a magari un tavolo tecnico di valutazione delle migliori tecnologie, cose fattibili e utili, perché basta che qualcuna di queste regioni inizi a sviluppare un migliore rapporto con queste nuove tecnologie e iniziamo a creare un circuito positivo. Non si tratta di togliere i dissalatori a terra, che magari alcuni funzionano così,
ma uno di monitorare il funzionamento perché ci sia la certezza che non si ripetano i casi ventotene che non sono solo ventotene. Due, che si utilizzi al meglio le nuove tecnologie italiane, perché io sono contento del fatto che questa nave installatrice è italiana, perché secondo me quello è un elemento che può essere utile in tutto il Mediterraneo e negli altri mari. Cioè, quando noi abbiamo una buona tradizione, dobbiamo, secondo me, spingerla. Quindi abbiamo un doppio interesse quando ci sono queste tradizioni. Abbiamo un interesse nazionale doppio, quello ad avere un servizio migliore per i nostri cittadini, quello a sostenere una tecnologia italiana che magari domani si diffonde e potrebbe diventare una tecnologia a livello internazionale. Perché io sono un po' fissato su questo? Perché noi siamo un paese che nell'Unione Europea non fa quasi mai quella che si chiama la fase ascendente. La fase ascendente significa quando i paesi membri dell'Unione Europea propongono norme e non aspettano che ci siano le norme europee di cui noi siamo poi recettori. Noi non siamo una colonia dell'Unione Europea, noi siamo un paese fondatore. Mo si capisce, si sente meglio, sentono meglio, però hanno registrato lo stesso perché il mio timbro è alto, perché è, come dire, costruito sulla capacità di parlare anche senza megafoni ai cittadini. Allora, siamo riusciti a aggiustare anche l'audio, per fortuna. Allora, penso che il tema è quello della fase ascendente. Che significa? Esempio, i tedeschi inventano una vite particolare, fanno validare la vite alle autorità, alle istituzioni, all'università, eccetera, poi vanno in Unione Europea e dicono: questa è la vite più sicura, dobbiamo farla diventare la tecnologia dell'Unione Europea. Loro hanno quindi il brevetto, loro sono avanti di anni, ci dicono che quella è la tecnologia giusta, si fa la norma europea e noi recepiamo una norma che favorisce l'industria tedesca. Chiaro? Cosa facciamo quasi sempre per l'attitudine a essere un paese molto creativo ma poco organizzato? Allora, se invece noi sviluppiamo una tecnologia della nave installatrice che è di qualità, noi non solo dobbiamo cercare di sperimentare e usarla, dobbiamo fare in modo di iniziare a pensare a una normativa europea che privilegi le navi installatrici rispetto agli installatori a terra. Perché no? Perché abbiamo noi la tecnologia. Certo, è un interesse nazionale. Certo, è una cosa che se uno inventa una cosa buona, cerca di farla diventare standard europeo. Questo significa la fase ascendente. Non siamo riusciti sulle bioplastiche, per esempio. Abbiamo la norma, abbiamo le bioplastiche che non sono un sostitutivo al fatto che dobbiamo preferire il vetro e cose. Quindi non è che noi dobbiamo, se c'ho il vetro, uso il vetro. Se però rispetto alla plastica vergine e altre cose ho delle bioplastiche degradabili, probabilmente quelle sono meglio degli altri. E non è che io subisco l'imposizione europea per cui in Europa, poiché preferiscono la carta perché loro preferiscono abbattere gli alberi e fare cose, fanno la carta con un po' di plastica vergine e la considerano meglio della bioplastica. Perché loro ragionano sulla base di interessi nazionali. In questo caso noi stiamo presentando, e chiudo, una tecnologia con l'ausilio di un livello alto di competenze, che è una tecnologia nuova. Poi non è che, cioè, è stato importante, non è che hanno fatto un brevetto nuovo, hanno assemblato con intelligenza una cosa. Le navi già esistevano da millenni, gli installatori esistevano, hanno cercato una procedura che permetta di rilasciare la salamoia lungo, diluirla e quindi non creare l'effetto concentrazione, che è un effetto ovviamente dannoso per il mare, perché sappiamo tutti che il sale è un bene, come tutte le cose, se è concentrato in un unico luogo il sale può creare la distruzione degli habitat. Ecco, questo è l'esempio pratico. Per di più, ma la spiegheranno loro, hanno fatto loro. Io l'ho ritenuto una cosa interessante. È importante introdurre la valutazione di impatto ambientale, non solo di incidenza degli installatori, e dobbiamo avere una grande attenzione alle isole. E chiudo su questo. Io sono contento che ieri ho incontrato il sindaco di Lampedusa, l'ho invitato qui oggi ed è prontamente venuto perché è un tema che gli interessava, ma soprattutto lo dico perché in generale, col cambiamento climatico, con una serie di difficoltà che avremo, noi abbiamo il tema della dissalazione, che prima non c'è, perciò non c'era tanta attenzione forse, o era minore. Abbiamo il tema di come farlo, abbiamo il tema dell'energia che dobbiamo usare per fare la dissalazione, quindi tutta una serie di passaggi
sui quali non dobbiamo essere che oggi diciamo che dobbiamo chiudere il salatore a terra. No, dobbiamo far vedere che possono esserci nuove tecnologie, che dobbiamo migliorare quelli che sono migliorabili come tecnologia a terra e dobbiamo iniziare a utilizzare meglio le tecnologie nuove valorizzando un intervento che è stato fatto esattamente mettendo insieme la ricerca, il MISE che ha dato questo sostegno all'inizio e la comunità scientifica, perché la cosa che io ho apprezzato è che in tutti questo, in questi anni, ogni volta che ho un aggiornamento, c'è sempre una grande attenzione alla scienza, alla conoscenza, allo studio, alla verifica anche degli impatti, e questo è, come dire, il buon senso che ci deve ispirare, perché noi abbiamo un obiettivo, tutelare il mare, perché il mare è la risorsa più preziosa che abbiamo in questo pianeta, non dico perché è più preziosa della terra, ma perché il mare è lo stabilizzatore del clima, il mare è l'elemento centrale che fa di questo pianeta un pianeta vivibile. Se ci fosse forse solo il mare e poca terra sarebbe ancora vivibile, se ci fosse tanta terra senza mare non sarebbe vivibile, questo è il dato, perché sotto il mare si conserverebbe comunque qualche forma di vita eppure su qualche, come dire, picco, se invece fosse solo terra senza mare questo pianeta non potrebbe vivere. Allora quello ci dà la vita e noi abbiamo uno scarso rispetto di questa centralità del mare nella, proprio nel fatto che abbiamo chiamato il pianeta Terra ci confonde un po' l'idea a volte, capito? Forse Earth in inglese è diverso perché è diverso da ground, ma da noi Terra può sembrare terreno e invece questo pianeta è un pianeta meno mare e terra, diciamo così, senza nulla togliere alla pianeta Terra. Grazie. Grazie ad Alfonso Pecoraro, Presidente della Fondazione Univerde. Adesso invece diamo la parola alla direttrice di Mare Vivo, Carmen Di Pelli. Direttamente parlo, sì, sì. Si deve accendere una luce. No, parlo. Allora, come ha detto Alfonso, intanto buongiorno a tutti, felici di rivedervi su questi nostri convegni che si ripetono, sperando di arrivare al più presto a una definizione corretta, reale. Comunque siamo qui e, come dice giustamente Alfonso, il mare è la cosa più importante, questo lo sappiamo bene, e noi di Mare Vivo circa 40 anni fa abbiamo fatto questa scelta che ci è sembrata meravigliosa, ma in parte è stata anche infelice, perché è un cammino lento, un cammino difficile, la cultura del mare è molto scarsa, anche se quella che ci fa vivere, quella che ci dà la possibilità di respirare. Conosciamo tante cose, però diciamo non la curiamo, non sappiamo nulla ancora del mare, poco e niente. Il problema dei dissalatori, il problema delle isole italiane minori, chiaramente il problema dell'acqua, quindi acqua vuol dire necessità, vuol dire dover avere l'acqua sulle isole. E quindi il problema dei dissalatori ha cominciato a vacillare. E quindi qualche anno fa noi abbiamo iniziato a fare un primo convegno proprio su questo tema e poi abbiamo chiesto al Ministero dell'Ambiente di poter avere un tavolo tecnico in cui si potessero riunire tutte quelle figure importanti che erano il Ministero stesso piuttosto che l'Università, e quindi abbiamo avuto due università, abbiamo avuto il CNR, abbiamo avuto l'Istituto Superiore di Sanità e con alla guida del professor Aliberti, che dopo vi racconterà meglio di me, abbiamo istituito un tavolo che ha avuto incredibilmente, è stato chiamato un fiore all'occhiello al Ministero dell'Ambiente, perché è nato in aprile 2019 e noi a maggio del 2020 avevamo chiuso il nostro tavolo di lavoro. Quindi le linee guida erano lì, sul tavolo, condivise ed accettate, però purtroppo sono finite in un cassetto, come qualche volta succede, vero Alfonso? Perché sei stato ministro, le sai bene queste cose. Quindi faticosamente ne abbiamo continuato anche a parlare e poi è entrata nella legge salvamare, fa parte di tutte quelle possibilità che attraverso la salvamare il nostro mare potrebbe diventare vivo. Diciamo, giochiamo su questa parola, perché dentro ci sono i rifiuti, dentro ci fa la pesca, dentro ci sono tutte quelle possibilità di dire il mare ci dà da respirare, ma perché deve essere sano. E quindi siamo ancora in attesa, è una legge che ferma, che fa i suoi percorsi, Senato, Camera e quant'altro, e oggi chiediamo
la maggioranza mettersi insieme, perché il percorso fatto è terminato, però ci vuole una forza particolare per far sì che possa passare. Quindi anche qui Alfonso saprà lui come, quando, a chi dobbiamo spingere, con chi dobbiamo parlare, ma lo chiedo anche a tutti voi, perché ognuno di noi ha il suo piccolo, la sua piccola possibilità, quindi dobbiamo unire tutti questi pezzi e far sì che la Salvamare passi. Siamo stati, credo, appunto l'unica associazione che ha voluto dedicarsi al discorso dei dissalatori, e ci auguriamo che al più presto questa vicenda possa trovare una giusta definizione. Abbiamo tutte le isole che si hanno problemi, tutti hanno problemi, soprattutto della Salamoia, soprattutto degli scarichi, e quindi da Ustica alle Isole Eolie, da Lampedusa a Pantelleria, diciamo c'è un insieme che deve essere risistemato, riordinato, ritrovato. Quindi che ben vengano innovazioni come possono essere appunto la dissalazione mobile, che probabilmente ci potrebbe in parte salvare da tutte le problematiche che troviamo in questo percorso. Quindi ascolterò volentieri tutti gli altri e speriamo di trovare presto una soluzione. Grazie. No, allora gli oratori interverranno dal podio, e per questo sono invitati ad usare la mascherina, e chiamo dal podio, la possono, non necessario, ah, questa è una buona notizia, ok, quindi dal podio mi correggo, possono togliersi la mascherina, perché c'è tra l'altro una mascherina che protegge il microfono. Allora, a questo punto le relazioni, la prima relazione è quella del professor Francesco Aliberti, che è professore del Dipartimento di Biologia della Università degli Studi di Napoli, Federico II, e diamo a lui la parola. Buongiorno professore. Grazie. Scusate, allora, le prime riflessioni dell'onorevole Pecoraro Scanio mi fanno riflettere su alcune cosette, tipo per esempio che il mare non è considerato nella nostra Costituzione, che è una cosa per me molto importante. Quando si parla di tutela ambientale è tutela paesaggistica, tutela del territorio, ma non c'è il mare, come se il paesaggio del mare non esistesse. Il paesaggio del mare parte da... professore Danovaro mi certamente lo confermerà, da pochi centimetri sotto il livello del mare, ed è un panorama, permettetemelo, meraviglioso, da tutelare. Ma vengo al mio intervento, cercherò di essere rapido, appunto per dire in maniera molto sintetica quello che penso e quello che io ritengo possa essere un contributo a questo incontro, e possa essere poi divulgato. Sul problema carenza d'acqua sappiamo già tutto, sappiamo che ci sono carenze d'acqua in tutto il mondo, sappiamo che addirittura Città del Capo sta costruendo grandi dissalatori, perché ha finito gli invasi da cui si approvvigionava, ha finito le falde che storicamente hanno sempre contribuito all'apporto idrico nella cittadina. Ma la dissalazione oramai è una realtà, è diffusa dappertutto nel mondo, è diffusa anche in Italia, e ne conosciamo in tutti i vari aspetti. Prima è stato citato il caso Ventotene, le incrostazioni nei tubi o l'aggressività nei tubi, visto che l'acqua dissalata è un'acqua distillata, deve essere garantita al consumo umano, il che vuol dire in colore, in odore, in sapore, e con caratteristiche non solo organolettiche ma anche chimiche, fisiche, ottimali. Abbiamo dei limiti di legge, però la dissalazione che cosa fa? Elimina quasi tutti i sali. Non esiste nei limiti di legge, se non per qualche piccolo parametro, un limite minimo, per cui tranne i 15 gradi francesi, se ben ricordo dal punto di vista legislativo, tutti gli altri limiti non sono definiti, cioè non c'è una definizione di acqua ideale per poter distribuire il prodotto. Ma gli aspetti sanitari conseguenti oramai assumono, diciamo, nella letteratura sempre più importanza. Varie sono le pubblicazioni, sia fatte sui poveri ratti che
noi sempre bistrattiamo, ci fanno un po' senso, ma dovremmo fare un monumento, perché grazie a loro abbiamo scoperto un sacco di cose. Tra l'altro, parentesi, i primi vaccini, anche questi mRNA, sono stati sperimentati, guarda caso, sui topi. Quindi è appunto un esempio di danni che possono avere, si possono avere nel tessuto cerebrale, in ratti alimentati con acqua dissalata, quindi con acqua proveniente da dissalatori. Ma andiamo rapidamente avanti, man mano che i numeri sul piano statistico diventano importanti, possiamo iniziare a distinguere le cose. Mi spiego in altri termini. L'acqua dissalata può, per il suo scarso contenuto, o meglio, non equilibrato contenuto salino, può generare, non nell'immediato, perché nell'immediato tutto sommato non capita niente, ma nel tempo può generare alterazioni. E questo lo si può verificare solo statisticamente, quindi solo con grandi numeri. E quindi Israele, che ha una lunga esperienza in proposito, ha iniziato a fare delle osservazioni e ci sono già dei lavori che dimostrano che alcune patologie, anche cardiache, hanno un'incidenza maggiore. Si parla di un rischio maggiore del 6% in paesi che utilizzano acqua dissalata, ricondizionata ovviamente, rispetto a paesi che non usano acqua dissalata. Israele ha un gravissimo problema di carenza idrica, come ben sapete, ma non solo riguardanti i problemi cardiovascolari, ma anche problemi di carenza di altri elementi. Noi sappiamo che certi microelementi, quelli che noi chiamiamo microelementi, presenti in piccolissime quantità nell'acqua, hanno importanza in alcune patologie, lo iodio per esempio, il fluoro per esempio, osservate il problema dentario. E questo è un esempio di lavori in cui si è mostrata la differenza del contenuto di questi elementi, tracce, ma molto importanti per la salute, negli uomini, nelle popolazioni servite da acqua dissalata rispetto a popolazioni controllo non servite da acqua dissalata. Il caso Israele è emblematico perché, avendo più lunga esperienza, ha avuto maggiori, diciamo, significatività statistiche. Perdonate la mia voce, sento che è un po' gracchiante, ma questa è purtroppo. In Israele hanno fatto molti interventi per cercare di minimizzare questi rischi. Hanno aggiunto fluoro per certo periodo, hanno aggiunto iodio per certi periodi. E poi si sono accorti che soprattutto il calcio e il magnesio iniziava a non essere più equilibrato nella popolazione, quindi con aumento del rischio cardiocircolatorio. E si sono accorti anche di un'altra cosa, che siccome l'acqua dissalata veniva usata anche in agricoltura, anche la frutta aveva un contenuto di calcio e magnesio inferiore a quella di una frutta presa da altri paesi o da altre zone non servite da dissalatori, da acqua dissalata. E questo è importante perché il discorso non è solo scarso apporto di minerali con la dieta acquea, ma anche con la dieta generale legata ad altri tipi di alimenti. E questi sono quelli che noi chiamiamo pericoli a lunga gittata, di cui ci accorgiamo soltanto quanto oramai il discorso è andato molto avanti. Ah, sto tornando indietro, chiedo scusa. Ecco qui. Un altro problema riguarda l'aggressività dell'acqua. Il caso Ventotene è quello emblematico, ma ce ne sono molti altri. Ogni volta che c'è un errore nella di calibrazione, nella risalatura delle acque, e quindi disequilibrio salino, l'acqua generalmente diventa aggressiva, il che vuol dire decapare, diciamo, erodere tutto quello che si è accumulato nei tubi, quello che viene chiamato, diciamo, le incrostazioni chimiche, metalli, sali, eccetera, ma anche concrezioni biologiche, quelle che noi chiamiamo biofilm. Il biofilm è non voglio generare allarmismi, ma il biofilm purtroppo in quel di Ischia, in quelle di molte località italiane, è diciamo causa del grosso problema le legionella e legionellosi, perché nel biofilm può albergare, nel momento in cui esso viene movimentato, poi ce le troviamo nei doccini, ce li troviamo negli alberghi, eccetera, e quindi può generare danno. Su questo non ci sono studi, è semplice logica. Se il biofilm viene mosso, tutto ciò che c'è nel biofilm va in circuito e quindi passa poi alla popolazione. E spero di poter fare un lavoro approfondito proprio in questo campo. Ma accanto ai problemi sanitari, su cui spero di aver dato almeno un flash di insieme, anche i problemi ambientali ci sono. Oramai è risaputo che l'eccesso di sale, danni da salamoia,
legati allo scarico di Persalina, è stato citato prima, non vorrei soffermarmi oltre, ma il danno dove si va a ripercuotere? Giusto nella piattaforma continentale, cioè laddove è massima la produttività primaria, laddove c'è la nursery marina, si riproducono quasi tutte le specie. Signori, quando si va ad elevata profondità non c'è luce e quindi la produttività primaria è scarsa e quindi gli ecosistemi non sono così articolati, ma quando si va sul primo miglio marino, miglio e mezzo, si ha la massima produttività, il massimo rigoglio di tutto. E noi lo abbiamo come esempio quello della Posidonia, che è noto indicatore. Però signori, la Posidonia vive perché c'è tutta la catena trofica alla base che funziona. Tutti quegli animalicoli che magari ci fanno anche senso perché sono un po' bruttini, ma che vivono i detrivori, i batteri, le muffe che fanno ricircolare la materia, le alghe e tutto il resto. E questi sono in genere molto più sensibili all'azione di della salamoia. E quindi il danno ambientale che nell'immediato sulla prateria di Posidonia può non generare quasi nulla, nel tempo può generare danno. E questo basta immergersi nel contorno dei punti di sversamento dei dissalatori e si scopre per l'appunto che si inizia a creare un vuoto. E voi sapete che addirittura le ancore hanno generato purtroppo gravi danni alla Posidonia semplicemente incidendo e quindi generando poi quell'insabbiamento delle matte e degenerazione delle stesse con riduzione della copertura. Ma non solo il danno della salamoia, ma per far funzionare un dissalatore è necessario lavare le membrane in corso d'opera e a fine di ogni ciclo di funzionamento, perché altrimenti le membrane si intasano, ma anche i tubi si intasano, si crea il fouling cosiddetto marino. E questi prodotti che sono? Eccoli qua. Ipoclorito, acido cloridrico, idrossido di sodio, bisolfito, il bisolfito forse è quello che fa meno danni, l'antiscalant, sono due tipi di lavaggio, sono lì elencati, mi interessa solo focalizzare l'attenzione, per un impianto che produce 140 metri cubi ora sono necessari 55 kg giorno di ipoclorito di sodio. Sono necessari il 30%, 15 kg di idrossido di sodio. E chiaramente a concentrazioni tali che se vengono sversate sulla mia mano io non accedo più al mio computer perché le prote digitali mi spariscono e non posso più accedere al mio computer. E le tossicità relative di tutti questi composti sono internazionalmente note, perché devono garantire che non sono tossici nell'immediato e devono avere i limiti di tossicità ben indicati nelle etichette. Ebbene, tutte queste prove, come leggete lì su, Gambusia, Coco Salmon, Daphnia Magni, eccetera, gamberetti, sono tutti esseri di acqua dolce. Non c'è nessun test tossicologico nelle schede che io ho potuto consultare dei prodotti dove fossero delle prove su esseri in acqua salata, quindi su quelli che purtroppo subiscono l'impatto di questi prodotti. Infatti per l'acqua dolce, Daphnia Magni e Rhaphidocellis subicapitata sono quelli i primari oggetto di test tossicologici e sono presenti nelle schede. Mentre non sono assolutamente presenti Dunanilla terzioleta e Artemia salina, che sono quelli che testano la tossicità in acqua marina. Da prove da me fatte, dal mio gruppo di ricerca, come vedete da questi grafici, quelle curve rappresentano le curve di tossicità in funzione della concentrazione, già da 1 ppm, addirittura 0,1 ppm, quindi frazioni 0,1 milligrammi litro di sostanza, generano il completo abbattimento di questi germi test. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente per la Posidonia il danno non è evidente, ma per la microflora, la microfauna, così fondamentali per il ciclo, il danno c'è. E allora stiamo ben attenti quando parliamo di dissalatori, allora quando gli stessi sversano tutti questi prodotti a mare.
soprattutto presso il primo miglio, entro il primo miglio, non a sufficiente profondità, cioè non in zone dove poter creare danno, non sufficientemente diluiti. La tecnologia può fare molto nelle opere di mitigazione, certamente non possiamo dire no a tutto, certamente possiamo almeno cercare di mitigare il rischio. Sul piano sanitario, stando molto attenti alla calibrazione, non esiste alla calibrazione della risalatura, non esiste un metodo assoluto, dovete ricalibrare aggiungendo tanto di carbonato, tanto di solfato, tanto di questo. Esiste un metodo, a mio avviso, per mitigare correttamente, che avvicini l'acqua prodotta a quella propria del territorio, in modo A, di non inficiare l'efficienza delle condotte e quindi il decappaggio delle condotte medesime per eccessiva aggressività. B, garantire il migliore equilibrio chimico rispetto all'acqua che normalmente viene consumata nel prodotto. Quindi come esiste la terapia personalizzata oggigiorno, che è un grande vantaggio sul piano sanitario, deve essere anche come opera di mitigazione per i dissalatori fare questo tipo di opera. E ancora, rigorosa applicazione dell'intera filiera di produzione dell'acqua, che unisce l'acqua dissalata a quella propria dell'acquedotto, quello che si chiama PSA, piano sicurezza acque. Non ho parlato dei rischi microbiologici che possono essere aggiuntivi, non solo quelli delle patologie respiratorie dovute alla legionella, ma anche a quelli dovuti alle microlesioni che possono essere sulla membrana, ma che possono essere mitigati appunto dal piano sicurezza acqua. Ambientale, danno ambientale? Beh, certamente, sequestro e trattamento delle acque di lavaggio, che devono essere trattate a parte. Non possono, a mio avviso, essere sversate così impunemente, soprattutto in quelle condizioni. Vicino alla battigia, in zone riccamente ricche di trofia, quindi ricche di quella catena trofica che ci sta tanto a cuore, i cui rappresentanti vediamo, ma i cui effettivi attori non vediamo, sono quelli che appunto sono i microrganismi del fondale. Ma anche rigorose linee guida per lo scarico della salamoia. La dottoressa Di Penta aveva prima accennato al problema delle linee guida che avevamo cercato faticosamente di realizzare, che ancora non sappiamo e che probabilmente adesso con la tecnologia vanno ancora rifinite, fino alla valutazione impatto ambientale, ma di questo è stato già parlato, e con questo ho finito, dicendo anche che, come vedete, questo si avvicina un po' alla filosofia di un dissalatore mobile, che chiaramente ha già in sé queste opere di mitigazione. Grazie. Perfetto. Grazie al professor Aliberti, e rispondendo alla sua domanda è stato anche perfetto dal punto di vista dei tempi di intervento. E allora, prima di dare la parola a Roberto Danovalo, chiedo l'intervento del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, perché sappiamo anche che venire e tornare da Lampedusa e tornare in giornata è una cosa complicata, e allora a maggior ragione. Prego, sindaco. Io ho partecipato all'ultima riunione che abbiamo fatto a Roma parlando sempre di questo argomento. Sì, però l'ultima pare che l'abbiamo fatta qui al Senato. Sì, al Senato, 2019. 2019. Prima. E quindi all'epoca ho apprezzato l'iniziativa e lo sforzo che si sta facendo a livello scientifico per cercare di dare dei risultati per quanto riguarda la dissalazione delle isole minori. Le cose che ha detto il professore li controlliamo quotidianamente. Quindi il fatto che a Ventotene ci sia l'acqua marrone, dico, ce l'abbiamo pure a Lampedusa. L'unica cosa, secondo me, che si dovrebbe fare per poi premiare gli sforzi che si fanno per cercare di combattere l'inquinamento, è quello di intervenire a livello legislativo. Cioè, il problema fondamentale
Ecco, come si combattono i monopoli? Come si combatte un monopolio in Italia, ma nel caso specifico in Sicilia? Si parla di deregulation, nel senso che ci dovrebbe essere competitività, competizione. E invece che cosa fa lo Stato? Lo Stato fa una semplice cosa di foraggiare chi già detiene i monopoli. Mi spiego meglio. Se io volessi fare un intervento sull'energia alternativa a Lampedusa per chiedere i soldi, o vorrei fare un progetto finanziato con i soldi messi a disposizione del Ministero, non lo posso fare perché sono un libero cittadino e devo chiedere l'autorizzazione a coloro i quali gestiscono la corrente sulle isole minori non interconnesse. Non solo, ma io ho avuto il coraggio di scriverlo al Ministro e anche al Presidente Draghi, visto e considerato che viene da una realtà diversa per come è stata gestita l'Italia. Si parla sempre di competizione, si parla come si dice di raggiungere l'optimum, diciamo, della concorrenza, non solo, ma quando non lo facciamo l'Europa ci richiama. Non capisco perché nel caso specifico dell'energia elettrica e delle fonti rinnovabili non c'è questa norma. E la cosa che mi colpisce ancora di più è che coloro i quali sono i paladini dell'ambiente, parlo per la Sicilia, e non ne tengono conto, nel senso che non sono schierati supinamente a questo, come si dice, a questo destino infame che hanno la popolazione delle isole minori e nel caso specifico di Lampedusa e Linosa. Perché avere il monopolio non solo della corrente elettrica ma anche dell'acqua? Cosa si nasconde dietro un monopolio? Allora, quando si parla che puliscono i dissalatori, io lo vedo a Calapisana cosa esce. Io ho fatto le fotografie, l'abbiamo denunciato. Perché viene l'ASPI a controllare e non gli chiudono mai il dissalatore? Perché io denuncio che è stato costruito abusivamente e l'assessorato non interviene? Perché scrive al Ministero che c'è qualcosa che non funziona e non interviene nessuno? E se un sindaco si azzarda a rompere una pompa di sollevamento e il sovrappieno va a finire a mare, veniamo denunciati per disastro ambientale. Bisogna incidere, bisogna entrare nel vivo della discussione. Per quale motivo ci troviamo così a parlare che dobbiamo difendere le riserve? Ma lo sappiamo che vuole la Posidonia, l'abbiamo vista morire. Quando scarica la Salamoia, sappiamo che cos'è. Ma la cosa che poi mi fa riflettere, mi fa pensare, qual è stato l'interesse da parte di chi ha voluto quello che è successo, e io parlo sempre di Lampedusa e Linosa, che i project financing sulla dissalazione fossero fatti con i sistemi vecchi, quando l'acqua per le isole minori veniva dato gratuitamente dal Ministero della Difesa? Perché, come si dice, si è intervenuto nel caricare la pubblica amministrazione di soldi imposti dalla regione? Perché noi non abbiamo la possibilità di scegliere dove comprare l'acqua. È la regione che ci dice: dovete pagare la quota parte dell'acqua dissalata. Ma dissalata da chi? Ma se io a questo non lo voglio. Ma dirò di più, ma se io non ho un contratto di acquisto per l'acqua, perché tu continui a produrre l'acqua, visto e considerato che l'acqua che viene prodotta a Lampedusa praticamente non viene esportata in altri posti? È un problema che la regione ha pagato un project financing che è costato 4 milioni di euro, gli ha dato la gestione per 20 anni, 30 anni, quando in un anno si è pagato l'investimento di un project finanziario.
che cosa dovrei aggiungere? Allora bisogna che il ministero intervenga. Bisogna che lo Stato intervenga su questo problema. E bisogna mettere... Mi ricordo che era stato fatto un opuscoletto. Quali erano le cose che non dovevano succedere? E c'era, mi ricordo all'epoca, anche l'assessore regionale, che gli ho detto: allora ora che vai in Sicilia chiude tutti gli installatori. Ebbene, non è successo nulla. E allora ammiriamo, apprezziamo lo sforzo che fanno i privati, insieme anche all'università, insieme a tanti ricercatori, per trovare un sistema di mantenere il Mediterraneo pulito. Però nascono sempre dei dubbi su questi argomenti. Perché quando la protezione civile affondano centinaia e centinaia di imbarcazioni dei migranti, che rappresentano un pericolo per quanto riguarda l'inquinamento, no? Io dico, dal 93 ad oggi nel mare tra Lampedusa e la Tunisia ci saranno 5.000, 6.000, 7.000 imbarcazioni affondate. E tutti sanno che rappresentano un pericolo. Ma perché, come si dice, la calamità nei confronti di coloro i quali operano e lavorano a mare non gli viene riconosciuta se rappresenta un pericolo? Ma lo dicono gli altri che è un pericolo, lo diciamo noi. Perché non viene riconosciuta? E allora io ringrazio veramente il dottore Jevoli, che loro, come si dice, ma è inutile che ci sforziamo. Io sono uno che mi piace combattere, però quando dobbiamo combattere ad armi pari nei confronti di coloro i quali vogliono che non si fa un passo avanti, vogliono che restiamo fermi. Perché conservare i monopoli, conservare gli interessi è ancora oggi l'arte dominante che c'è, dico malauguratamente, in Italia. E allora vi ringrazio, dopodiché veramente non ho nulla da aggiungere, perché entrerei in altre cose ancora più specifiche, dove veramente bisognerebbe fare una cosa io dico di forza. Se non si vuole regolarmente, non si vuole ritornare alla legalità, qual è la legalità? Qual è il modo di gestire? Qual è il modo di rappresentare la pubblica amministrazione? Non vale a niente avere un super ministro, perché il super ministro parla di macro, e la micro dov'è? Allora per questo siamo la finestra dell'Africa e la porta d'Europa, per questo noi ci sforziamo a cercare di portare avanti, come si dice, un ragionamento da soli. Molte volte dicono, sì, siamo da soli, ma siamo da soli non solo per quanto riguarda il fenomeno delle migrazioni, ma anche per la rivendicazione dei diritti essenziali di una nazione che si reputa una nazione civile. Grazie. Alfonso. Potrei fare un'osservazione. A me sembra il tema dei monopoli, che è un tema che si è posto non solo nella tua isola, è un tema che per esempio Capri, quindi anche isole, come dire, molto meno lontane, anche ricche di tradizioni, di interessi, hanno vissuto per anni la difficoltà, ancora vivono, di discutere con il gestore di una centrale di trasformazione a gasolio, pur trovandosi a, diciamo, poche miglia dalla possibilità di accedere, come finalmente è stato fatto il cavo. Quindi effettivamente questa logica che denunci non solo è giusta, ma forse varrebbe la pena di pensare, insieme anche
alle istituzioni, al Parlamento, a qualche, basterebbero piccoli emendamenti in una qualunque legge di stabilità, fatti però all'ultimo minuto, per evitare che ci sia la sollevazione prima di tutti gli interessati, per consentire una maggiore, come dire, maggiore libertà di movimento alle istituzioni locali. Cioè, quello che tu denunci è sacrosanto. Però ti ripeto, non è una cosa solo, come tu dicevi, cioè, non è solo di Lampedusa, perché uno pensa, uno pensa che Lampedusa è lontana, capisci? Cioè, no, io volevo dire l'ultima cosa aggiunta a quello che stai detto poco fa. Perché bisogna finanziare chi gestisce il fossile? Perché? E di finanze, non so, ha mantenuto il monopolio con il fossile, ora vuole mantenere il monopolio con l'energia alternativa con i soldi pubblici. Che è pazzesco, perché le energie rinnovabili sono di per sé diffuse, esatto. Quindi così, dovrebbe essere. Se io voglio fare un investimento su un'isola minore che si chiama Lampedusa, devo chiedere l'autorizzazione a chi gestisce il fossile. Una colonnina per attaccare le biciclette elettriche mi è costato 16.000 euro. Che assurdo. Nel senso che io non so quanto pagherò la corrente elettrica per agevolare colui il quale vuole utilizzare l'energia alternativa del fossile. No, ma questo, secondo me, se dettagliamo la cosa, magari lo trasferiamo all'amico capo di gabinetto, vice capo di gabinetto della ministra, almeno perché si inizia a avere un'attenzione a questo, perché poi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è rendere le isole possibilmente il più possibile autonome energeticamente, questo è l'obiettivo. Se no facciamo il convegno a Salina, come Salina ci esempio, e poi abbiamo dei legacci che ci bloccano anche su cose che dobbiamo fare. Comunque non volevo sottrarre, però era giusto dare una risposta e cercare di intuire una soluzione, perché poi se no tutte queste cose, poiché sono situazioni piccole eccetera, rischia di non avere mai una risposta. Invece credo, con l'aiuto anche di Radio Radicale, potremmo farlo una questione di libertà per i sindaci e delle isole minori. Nel nome di Ernesto Rossi, grazie al sindaco di Lampedusa Totò Martello. Adesso un altro intervento da cui avremo molti elementi di conoscenza aggiuntivi e nuovi, Roberto Danovaro, che è presidente della stazione geologica Anton Dorn di Napoli. Prego. Grazie. Tanto grazie ad Alfonso Petraro Scanio e a Luigi Verde per l'invito. E insomma, non posso non salutare Carmen di Penta come previsione direttrice di Mare Vivo, che è sempre stato molto molto attento a queste problematiche. Non posso che sposare pienamente il discorso introduttivo che avete fatto, e aggiungo che è stato fatto recentemente un sondaggio a livello della comunità europea che dice che quasi il 70% dei cittadini europei sono favorevoli all'istituzione di un ministero del mare. Perché in realtà quello che noi non sappiamo è che il 40% del territorio marino, il territorio nazionale, come zona anche esclusiva, economica esclusiva, è marino, e che la maggior parte, tra l'altro, di questo territorio è nel Mezzogiorno, e che alcune regioni, cito la Calabria per non citare altre regioni, che sono, diciamo, tra quelle che hanno bisogno di crescere, hanno il 9,5% del loro PIL regionale basato sul mare e magari non hanno infrastrutture utili in questo senso. Ora, vado rapidamente. Ho il puntatore, perfetto. Al problema dei dissalatori, perché se noi pensiamo che il problema dei dissalatori sia solo un problema delle isole, forse non cogliamo la autentica dimensione dello sviluppo di questo settore, che tra l'altro è un settore in espansione in tutto il mondo, in cui tutte le previsioni a livello globale dicono che sarà ancora più necessario in futuro, perché i cambiamenti climatici globali che stentiamo, e uso un eufemismo, stentiamo a mitigare e combattere, porteranno, specialmente in certe regioni del mondo, cioè con una dinamica a macchia di leopardo, ad avere ulteriori elementi di crisi idrica.
se no non si spiegherebbe perché c'è un fiorire, diciamo, di impianti di installazione anche di dimensione industriale, che sono inimmaginabili, ma solo che in Spagna, per fare degli esempi, sono delle piccole città e che servono a servire delle enormi regioni anche non insulari. Ora, l'aumento delle necessità di forniture d'acqua, che è un problema di tipo globale e che colpirà sempre in modo più forte il Mezzogiorno, perché teniamo presente che c'è un processo detto erroneamente di tropicalizzazione, ma senz'altro di progressione. C'è qua Silvio Greco, che ha sentito un'intervista molto interessante sui processi di desertificazione anche sul territorio italiano, che renderanno questo problema essenziale. Allora, se riesco... A che cosa devo puntare? A quale... Scusate, puntavo forse la parte sbagliata? Si è scaricata la batteria. Vabbè, ma vai avanti tu, non c'è problema. Ecco perché il problema della dissalazione è stato individuato tra le tematiche emergenti di dimensione internazionale a livello della Blue Economy e della Blue Growth, con produzioni fantasmagoriche che sono destinate a aumentare anche in futuro. A gennaio di quest'anno erano operativi oltre 2.300 impianti di desalinizzazione, per lo più distribuiti tra l'altro negli stati membri del Mediterraneo. Quindi pensare, ecco, perdonatemi se faccio questo inciso, che sia solo un problema limitato alle piccole isole, c'è un problema molto più grave che altrove, intendiamoci, però è limitato rispetto alla portata economica complessiva del problema. Prossima slide. Ed ecco quindi che è un vero e proprio settore emergente che tra l'altro dovrebbe interessare molto al nostro paese, che sta, come dire, competendo a livello europeo anche per avere una leadership sulla partner per la sustainable blue economy e che rappresenta un settore in crescita prospettica straordinaria anche da un punto di vista dell'impiego, perché ricordiamoci che questi settori non sono solo produttori di, diciamo, manufatti o di servizi, ma anche di lavoro. La capacità di produzione, desalinizzazione, quindi produzione di acque potabili o uso irriguo, sta cambiando a livello di tutti i paesi. Ovviamente la Spagna è un modello, diciamo, di anticipazione di alcune dinamiche che potremmo vedere anche a livello del nostro paese, e sempre di più lo sarà per esempio per le regioni del Nord Africa. Quindi esiste anche una possibilità di export di tecnologie o di servizi rispetto alle regioni del Nord Africa, che sono strategicamente fondamentali, non lo devo raccontare io. E poi vedete l'uso che ne viene fatto per gli aspetti che riguardano anche in modo crescente l'aspetto turistico, perché abbiamo un'espansione fortissima della popolazione nel periodo estivo e quindi conseguentemente un aumento della necessità di acqua che, come diceva Alfonso, deve essere anche di qualità, perché altrimenti noi perdiamo in qualità anche nei servizi turistici. Allora, è stato detto anche precedentemente gli impatti multipli dei desalinatori, nel senso che noi abbiamo, non so se c'è un puntatore, senz'altro un aumento della salinità, perché diciamo grosso modo ogni 3 litri d'acqua che viene pompata ne produciamo uno di salata e due ad altissima salinità. D'accordo? Questo è un po' lo scambio, così capiamo bene il bilancio. Quindi l'acqua così salata è al di sopra di qualunque salinità. Diciamo, arriviamo a livelli della salinità del Mar Morto, che così spiega tutto, diciamo, i livelli di salinità. Il secondo elemento è che molto spesso anche sistemi più, diciamo, tecnologicamente avanzati, e l'Italia è anche leader anche nel settore delle membrane osmosi, richiedono, o meglio, spesso per facilità vengono utilizzati, veniva citato anche prima, dei trattamenti chimici. I trattamenti chimici si aggiungono, diciamo, all'impatto diciamo chimico-fisico della salinità e determinano altri impatti. Ovviamente, che cosa è importante? La dimensione dell'impatto, la quantità di acque che vengono prodotte e anche la limitatezza, diciamo, degli studi che sono disponibili. Ma noi sappiamo certamente che tante componenti costiere, perché le acque vengono scaricate lì immediatamente in prossimità di dove vengono prodotte, determinano impatti sia sulle praterie sommerse, sugli ambienti, diciamo, dei fondali, ma anche la diminuzione di alcuni elementi importanti per la pesca, ad esempio, senza che ci siano ancora, diciamo, degli effetti che vengono contestati, ma che sono già evidenti alla ricerca. Ora, questo fa pensare al fatto che sia necessario studiare qualunque progettazione di un impianto costiero con estrema attenzione
capendo ad esempio quali sono le condizioni locali, i tipi di habitat presenti, i fattori di dilazione, eccetera. E la domanda provocatoria è: ma sapete quali studi sono stati fatti finora con gli impianti esistenti? Assolutamente nessuno. Cioè nessuno degli impianti esistenti ha mai fatto una, almeno a mia conoscenza, una valutazione di impatto ambientale. Io faccio parte della Commissione Nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica. Non mi risulta che ci sia, diciamo, nessun tipo di questa valutazione. Quando parliamo di aspetti normativi, io condivido quello che è stato detto dal sindaco, noi abbiamo necessità di inserire alcuni aspetti lì dentro. Faccio un esempio, parliamo di Ventotene, c'è l'area marina protetta di Ventotene e Santo Stefano, come commissione abbiamo fatto un sopralluogo, la commissione via VAS dovrà affrontare la realizzazione di un moletto di 15 metri a Santo Stefano. Ma del dissalatore non ci ha chiesto niente nessuno, quindi abbiamo un po' di paradossi. Non è che facciamo solo la TAV o la conversione di grandi impianti industriali, qualunque piccola opera, anche l'arrangiamento di un piccolo molo, sostituzione di massi, richiede una valutazione di impatto ambientale o almeno uno screening per capire se è necessario. Ma questo tipo di impianti non viene soggetto. Allora esisterebbero già degli strumenti, senza neanche fare un particolare, diciamo, sforzo di immaginazione, che ci direbbero già: devi fare una vinca, cioè una valutazione di incidenza ambientale, perché sei magari proprio come a Ventotene dentro un'area marina protetta, per dirci se ci sono degli impatti, e se ci sono degli impatti ti diciamo se si possono mitigare, se si possono compensare, se non si possono mitigare e non si possono compensare non lo fai. Questo è molto semplice, però non viene fatto. Allora, noi abbiamo fatto anche un piccolo survey, vi condivido con voi alcuni risultati che sono secondo me che confermano quanto abbiamo in qualche modo già sentito. Qui siamo a Lipari e abbiamo analizzato diverse variabili, diciamo, di questo comparto. Questa è proprio una fotografia presa da noi, dai miei colleghi, per lo studio di questo sistema. Guardiamo anche in particolare Ventotene, dove abbiamo realizzato alcuni studi, con la realizzazione di alcuni transetti che ci danno idea, diciamo, della configurazione, perché noi abbiamo seguito sostanzialmente la corrente e l'eventuale dispersione di queste sostanze. E qua potete vedere, ma anche visivamente, che cosa si trova davanti una persona che dovesse andare in questi luoghi dove esistono, diciamo, gli scarichi di queste, vedete, plume bianche che vedete in questa fotografia. L'ambiente sostanzialmente diventa spesso all'intorno una crosta di sale e quindi è evidente, non c'è neanche bisogno di fare analisi sofisticate, che peraltro abbiamo fatto, per dimostrare che ci sono degli aspetti di incidenza sulle condizioni ambientali. E per chi dovesse vedere, tra l'altro abbiamo parlato molto di Ventotene, si vede molto la perdita di biodiversità, qui sono proprio perdita totale di taxa, cioè un'estinzione a livello locale di organismi, ma Lipari non è che sta meglio, diciamo così. No? Quindi si vedono chiaramente dei risultati che evidenziano condizioni di impatto per le quali, non esistendo una valutazione di impatto ambientale, non è neanche necessario un monitoraggio. Questo è straordinario perché anche superando la valutazione di impatto ambientale, le prescrizioni sono quelle di monitorare, valutare ed eventualmente stoppare i momenti di criticità a un impianto che invece in questo caso, non essendo, ma proprio come le prime piattaforme degli anni 70-80, diciamo così, erano precedenti alla via e non erano costrette neanche a fare un monitoraggio sugli eventuali impatti. Ecco, però farlo negli anni 2000, questo sembra veramente al di fuori del bene e del male. Allora io arrivo subito alle conclusioni, perché credo sia più interessante il dibattito che quello che vi racconto, per dire semplicemente che abbiamo visto un arricchimento, tra l'altro, in termini di materia organica, che è anche questo sospetto, diciamo, che sicuramente sembra, diciamo, essere un effetto combinato di diversi elementi, non sappiamo come, ma evidentemente c'è un effetto di eutrofizzazione, cioè di arricchimento, che può tra l'altro portare anche a fenomeni secondari di interesse per la salute pubblica, da studiare con un'alterazione dei cicli biogeochimici, alterazione delle comunità biologiche, perdita di biodiversità. Allora, c'è da dire una cosa: l'impatto per adesso di questi impianti insulari, alcuni come quello di Linosa producono credo 500 metri cubi al giorno, non vorrei sbagliare, altri magari sono anche di 10 ordini di grandezza superiori, è su scala spaziale abbastanza limitato, ma lì dove sono, come dire, bruciano un po' tutto. E qual è il problema? Che sia che lo facciano in un'area marina protetta come Ventotene, sia che lo facciano a Linosa dove ci sono magari vincoli diversi, o in altre isole dove non ce ne sono, il problema è che comunque impattano su habitat rete Natura 2000, che per la comunità europea noi siamo obbligati, come la Posidonia o altre componenti, che noi comunque siamo obbligati a proteggere.
se no andiamo incontro a delle sanzioni, perché effettivamente sarebbe un danno ambientale ingiustificato. Allora, arriva alle conclusioni. Da un punto di vista, diciamo, del futuro, io credo che il primo elemento sia far sì che qualunque opera, specialmente quelle per le quali è accertata una possibilità di impatto, sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale. Ed è evidente che in aree molto vulnerabili questi impatti potrebbero non essere sostenibili e quindi sono necessarie soluzioni ecocompatibili che non vadano né a consumare suolo né a determinare impatti a livello locale. Ecco perché, ad esempio, alcune progettazioni alternative come le navi di salatori possono essere il problema laddove si è, cioè necessità di una soluzione immediata, ad esempio, perché solo se sottoponiamo questo processo a VIA, tra l'autorizzazione VIA e la costruzione comunque sono moltissimi anni, laddove comunque potrebbe essere realizzabile. E inoltre andremo a non sollecitare delle condizioni di particolare vulnerabilità ambientale. Probabilmente il futuro è una soluzione mista, dove si fa un dissalatore con una progettazione ben definita, sottoposta a valutazione di impatto ambientale, a mitigazioni e a compensazioni, dove si può fare e non si fa, e quindi ricorriamo a delle soluzioni più ecocompatibili, come sicuramente potrebbe essere una nave di salatore che disperde in mare aperto, che quindi ha capacità, diciamo, di lavorare senza impattare le comunità più vulnerabili costiere, laddove non si possono fare. Grazie a tutti. Grazie a Roberto Danovaro. Salutiamo la presenza della Presidente Loredana De Petris e della Senatrice Francesca, deputata Francesca Troiano, De Petris Senatrice e Presidente del Gruppo Misto di Palazzo Madama, e tra poco prenderanno la parola e sentiremo i loro interventi. Seguendo l'ordine, andiamo adesso ad ascoltare in qualche modo la voce dell'Istituto Superiore di Sanità, perché diamo la parola con molto piacere a Luca Lucentini, che è il direttore reparto di qualità dell'acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Prego. Grazie molte, è un'occasione straordinaria per noi questo incontro, perché diciamo il nostro lavoro, l'Istituto è stato, diciamo, centrale in questo anno anche per altre tematiche, però non abbiamo mai diminuito, anche perché l'impatto della pandemia sul settore idrico è stato tutt'altro che... Puoi togliere la mascherina, tutt'altro che malattia professionale ormai. Ed è, diciamo, non si è mai fermato, anzi è tra poco lanciato un progetto, in realtà una sorveglianza della circolazione del virus sulle acque reflue, che potrà essere di grande supporto. Ma dicevo, il ringraziamento è sostanziale, non è affatto formale. Ringraziamo il dottor Ievoli e il consesso, Mare Vivo, che è stato davvero il primo a iniziare questo percorso, come sempre, insomma, questa navigazione, questa partecipazione un po' pionieristica ad un fenomeno che nasceva e che era certamente sottovalutato. Quindi prima, diciamo, di parlare dei guai che dobbiamo evitare con queste nuove tecnologie, ricordiamo solo, ma scorrendole per promemoria, perché magari l'abbiamo studiato diversi anni fa, il ruolo dell'acqua nell'organismo e anche il fabbisogno idrico, cioè parliamo di almeno 2 litri, ma insomma fino a 3 litri o 4 al giorno solamente per uso potabile. E era trascurata l'acqua nella dieta, come era trascurata in tantissime tipologie. L'ultima piramide alimentare la mette alla base, ma prima non figurava neanche tra gli alimenti, per dirla tutta. Questa giapponese però è la più interessante, qui l'acqua è messa al centro di una trottola insieme all'attività fisica, per dire che riguarda tutta la nostra visita. Quest'altra piramide alimentare mi piaceva mostrarla perché forse un buon augurio per il nostro futuro, perché è la piramide della dieta mediterranea, che sotto l'acqua, o diciamo insieme all'acqua, forse anche qualche altra bevanda, ci mette anche la convivialità e quindi la possibilità anche di rifare un incontro in presenza qui. L'apporto dei minerali con l'acqua non è affatto trascurabile, anche se, diciamo, limitatamente investigato. In generale, dobbiamo dire, in passato l'acqua era un, sapete benissimo le problematiche per esempio che si verificavano sulle navi,
il primo igienista navale, Lind, disse che l'Inghilterra aveva vinto le battaglie grazie ai cannoni, ma anche grazie all'igiene navale e al trattamento dell'acqua, perché potevano restare più a lungo. E quindi prima, diciamo, l'apporto di sali minerali con l'acqua era essenziale, adesso coprono circa il 20% della dieta, ma il professor Alberti ci ha detto prima come comunque la dieta può variare, l'acqua è una componente fondamentale anche nella produzione alimentare, quindi e soprattutto in condizioni anche di alimentazioni particolari potremo andare incontro a. Allora, parlare di posizione ascendente dell'Italia, assolutamente no, però possiamo dire che un contributo essenziale nella direttiva acque potabili l'Italia l'ha dato in tanti aspetti di sicurezza dell'acqua, ma proprio in un cambio di filosofia. Per la prima volta in una direttiva sulla qualità dell'acqua si è andato anche a mettere, non a togliere. Ogni trattamento che facciamo è impattante sull'ambiente, è impattante anche sulla fase chimica dell'acqua. Noi magari siamo affascinati dal vedere tecnologie importanti, anche proprio gli ingegneri che lo studiano, gli ingegneri idrici, magari telecontrolli e quant'altro, ma preferiscono bere da una sorgente montana, non dal rubinetto che esce da quella fabbrica. Ecco che appunto abbiamo indicato, questo è un considerando del tutto italiano, che per condizioni di sicurezza dell'acqua si intende non solo l'assenza di sostanze microorganismi nocivi, ma anche la presenza di determinate quantità e quindi il rischio del consumo a lungo termine di acque demineralizzate. Esperienza nata in Italia, diciamo forse anche in altri paesi, ma noi dobbiamo dire che con trasparenza il problema è stato affrontato e lo è anche soprattutto oggi. Non mi soffermo, insomma lascio le slide per chi volesse approfondire il ruolo dei diversi sali minerali apportati dall'acqua. Molti di questi sono essenziali, noi non possiamo sintetizzarli. Un flash è solamente per vedere quanto acque naturali, qui non parliamo di distillazione, incidono sulla protezione delle malattie cardiovascolari, prima causa di mortalità. Vedete le aree rosse al mondo e anche in Europa. Le aree rosse corrispondono ad acque povere naturalmente di elementi minerali, soprattutto calcio e magnesio, dove le acque più dure magari non faranno bene agli elettrodomestici, ma noi fortunatamente siamo diversi dagli scaldabagni come organismi umani, ma sono assolutamente protettive, ci sono anche delle stime un po' più aggiornate. Ovviamente quando parliamo di elementi chimici portati dall'acqua parliamo di tutte le acque trattate, non trattate, imbottigliate, assunte dal rubinetto, e quindi potremmo non fare differenza. Attenzione, c'è una differenza fondamentale, a noi quando ci chiedono sempre è meglio, insomma, giornalisticamente è molto d'appeal preferire l'acqua di rubinetto o quella minerale. La prima cosa da dire è che ovviamente sono tutte e due sicure, che è la condizione sine qua non, ma parliamo di due fattispecie completamente diverse. L'acqua potabile è un diritto umano riconosciuto fra l'altro anche molto tardi, nel 2010 sembra ieri, molte cose le diamo per scontate, ma mentre invece l'acqua in bottiglia è un nobilissimo bene di mercato, quindi soggetto a tutt'altro. Dobbiamo chiederci quante volte però questo accesso all'acqua è garantito attraverso il mercato. Possiamo chiedercelo alla stazione Termini, insomma, dove quando il tema non era molto sollevato c'erano delle fontanelle, adesso insomma l'accesso all'acqua è abbastanza pregiato. E quindi come si traduce questo diritto che conosciamo bene, insomma, negli SDG ultimi in pratica? Ancora una volta, grazie a un altro contributo italiano forte, la direttiva acque potabili ha addirittura, ed è stato diciamo necessario un intervento del legislativo del Consiglio d'Europa, cambiato l'obiettivo della direttiva, cioè espanso non solo alla qualità dell'acqua ma anche alla garanzia di accesso alle acque. I due temi sono fortemente correlati, la distillazione è un problema, ma è un esempio di questo, di come qualità e quantità, garantire l'accesso può costare come qualità sanitaria e ambientale, ma ricordiamoci che garantire l'accesso significa appunto garantire tutte queste cinque diciamo dorsali di diritti e di necessità, se volete, che spesso sono contrastanti, perché il costo ovviamente garantirlo dove c'è carenza d'acqua significa comunque intervenire in altre misure. La qualità e la quantità abbiamo visto come nella distillazione possono essere complesse.
e lo scenario di fronte a cui dobbiamo, a fronte del quale dobbiamo garantire l'accesso all'acqua, che ricordiamo essere la base di ogni altro diritto, il diritto alla vita, all'alimentazione, all'uguaglianza. Diciamo che l'acqua è declinata forse in tutte gli SDG. E ecco, la sfida oggi dell'accesso all'acqua è certamente molto importante. Ricordo solo il caso di Roma, 2017, Regina Aquarium. L'impero romano aveva più acqua a Roma, portava più acqua a Roma dell'attuale carico che viene gestito, e quindi non ci sono mai stati problemi. Nel 2017 abbiamo rischiato il razionamento dell'acqua a Roma, con tutto quello che ne è seguito. Il rapporto profilo di paese su clima e salute inquadra anche, fra l'altro, oltre a sottolineare come l'Italia sia un laboratorio vivente, purtroppo, non solo perché siamo, malgrado, carie di quante variabili del cambiamento climatico affliggono il nostro paese, ma proprio per la sua struttura di fusoliera all'interno del Mediterraneo raccoglie tutte le variabili climatiche e quindi è soggetta ai maggiori cambiamenti climatici. Di fronte a questo, il lavoro congiunto, diciamo, del rapporto di salute e rispetto a cambiamenti climatici e ambientali ha generato dei warning importanti su acqua e salute, ma soprattutto ha prodotto degli indirizzi tecnico-scientifici abbastanza, se volete, anche di buon senso, perché molto spesso poi si converge su osservazioni che per fortuna sono comunicabili. Certamente non c'è una soluzione, ce ne sono molte. La prima è basata sulla natura, cioè prima di tutto molte isole hanno per esempio dei sistemi di raccolta di acqua piovana ormai in pieno disuso che hanno garantito la sopravvivenza e crescita di queste isole. Probabilmente molte di queste strategie potrebbero contribuire, per esempio, ad abbassare i bisogni idrici anche in stagioni turistiche. Ormai sappiamo gestire queste fonti alternative in sicurezza. In ogni caso, non possiamo ovviamente sottovalutare il supporto delle tecnologie e metodi. Per questo il convegno di oggi è molto importante, perché è certamente la presentazione di tecnologie alternative che contribuiscono a uno scacchiere sicuramente complesso in cui tutto deve essere sicuro. Il ruolo della sanità in questo è certamente oggi più centrale. La sanità deve lavorare insieme agli altri settori perché la prevenzione sia fatta dove nasce. Il tema del recovery, del piano nazionale complementare, è stato fortunatamente ben accettato dalla comunità, diciamo, nazionale, ma addirittura quella europea, spostando la salute a valle di sviluppo, danno ambientale e poi difficile rincorsa retrospettiva alla identificazione e poi risposta al danno sanitario, dobbiamo essere al sostegno della crescita. Questo non è un discorso, diciamo, solo teorico. I piani di sicurezza dell'acqua, cioè il ruolo della salute raccordare i diversi attori c'è, ma curiosamente c'era prima, siamo quando le idee erano più chiare, quando la sanità salvava vite direttamente agendo anche sull'acqua. Questo è il disegno dei colleghi, diciamo, ante litteram dell'Istituto Superiore di Sanità, che in mancanza di maestranze specializzate disegnava l'acquedotto che vedete di Ischia e Procida, che veniva considerata la salvaguardia sanitaria di quelle popolazioni, per cui in mancanza d'altro nel 57 veniva realizzato questo e nel 39 veniva studiato insieme agli ingegneri il lavoro del Peschiera. Quindi noi oggi non facciamo altro che ricalcare, sicuramente molto peggio, quello che facevano i nostri predecessori, cioè lavorare insieme ai settori. L'incontro di oggi è una dimostrazione per vedere appunto di mitigare, prevenire o rispondere ai rischi in un elemento. Concludo con quello che avviene, diciamo, nella dissalazione, piano di sicurezza. Abbiamo lavorato anche sul dissalatore mobile, presenta ovviamente delle comunanze con la tecnologia della dissalazione, ma anche delle innovazioni particolarmente favorevoli soprattutto per profili ambientali.
In ogni caso, insomma, esistono degli eventi pericolosi su cui non vi tedio, ma invece quello su cui vorrei davvero ancora una volta sottolineare, associandomi ai precedenti relatori, la remineralizzazione, che era un po' la cenerentola della distillazione. All'inizio, siccome trattiamo, diciamo, il problema è di rimuovere un eccesso salino, che ovviamente comprendete quanto sia massivo rispetto alle acque di rubinetto, che sono spesso oligominerali, l'attenzione era al processo di rimozione, quasi nulla sulla remineralizzazione. Abbiamo imparato, non mi soffermo su questo perché le relazioni ci sono andate avanti, e quindi i nostri apporti, quali pericoli di ordine organolettico, chimico, ma anche microbiologico, siano associabili, ma anche quali tecnologie possono in qualche modo supplire a queste problematiche. E quindi abbiamo anche dato delle indicazioni in queste linee di guida della distillazione, che ci auguriamo possano rivedere la luce, e lavorato anche a questo, diciamo, a questa soluzione particolarmente brillante della tecnologia, che in realtà, insomma, può anche sopperire a diciamo, bisogni temporanei. Volevo concludere, visto diciamo, l'altezza del convegno e la sede dove ci troviamo, con un'osservazione che spesso, insomma, torna alla mente, mi colpì, insomma, quando nell'interdisciplina, è un po' la storia dell'acqua, cioè la definizione di rivolo, che sappiamo essere un torrente, e che nella sua propria etimologia significava la condivisione di un torrente fra diversi utenti. Quindi forse la prima idea di comunità nata intorno all'acqua. Purtroppo questa definizione poi ha originato la parola rivale. Quindi dobbiamo porci prima questa problematica. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a Luca Lucentini del Istituto Superiore di Sanità. Adesso avete sentito prima Alfonso Pecorlo Scanio prospettare una delle soluzioni alternative a quella attuale, questo stato dei dissalatori. Chiamiamo Ferdinando Esposito, che è il direttore tecnico di Marnavi, a prendere la parola. Fateci vedere. Intanto buongiorno a tutti, e sono contento, si è aggiunto il mio turno, così posso togliere un po' la mascherina. Non sente niente, però. Mi sente? Pronto? Allora, perfetto. Dunque, questo mio spazio è dedicato appunto alla presentazione finalmente di cosa è stato realmente e concretamente già realizzato come unità di distillazione mobile. Abbiamo originariamente preso una nostra nave, sistemato un impianto con la collaborazione tecnica dei maker dell'impianto, che era Protecno, e mettendo assieme è venuto fuori una realtà, diciamo, specifica, cioè l'unità di distillazione mobile. Ci tengo a chiamarla in questi termini perché, adesso lo vedremo dalla definizione, eccola, questa la possiamo vedere finalmente, ha una definizione molto precisa, ed è la definizione che risulta anche dalle documentazioni ufficiali. Cioè, la leggiamo assieme: un'unità specificatamente adibita alla produzione mediante sistema di distillazione, stoccaggio e trasporto di acqua potabile. Sottolineo che quindi l'unità di distillazione mobile fa tre funzioni. Produce l'acqua, perché c'è l'impianto di distillazione a bordo, ma la può anche stoccare e mantenere nelle cisterne. Questo non è scontato, perché per fare questo c'è bisogno di un'autorizzazione, come noto, e c'è bisogno di una serie di corrispondenze tecniche degli impianti e delle cisterne per il contenimento, che anche sono proprie di questa unità. Poi può trasportare, significa che è un'unità autopropulsa, quindi noi possiamo raggiungere con questa unità qualsiasi postazione in cui ci sia necessità di acqua. Questo vale per le isole, ma vale anche per le fasce costiere, perché ho sentito da qualche relatore prima che dice che il problema non è solo delle isole, ma ci possono essere problemi anche su fasce costiere. Noi possiamo raggiungere qualsiasi posto in cui ci sia un'emergenza, ci sia necessità di fabbisogno idrico da rispettare. Ci tenevo quindi a dare questa prima come dire, peculiarità di questa soluzione, e poi rapidamente, questo va bene, diciamo, è un disegno strutturale di come abbiamo installato l'impianto. Attraverso questi sinottici che sono sui computer di bordo anche, voglio solo segnalare diciamo quattro punti fondamentali che danno risposte sia al discorso della qualità delle acque, sia al discorso dell'ambientale, che è stato più volte citato e, come si è visto, diciamo, è molto molto rilevante.
non so se il puntatore funziona, comunque nell'angolo in basso lì abbiamo la presa mare. La indico perché noi produciamo in navigazione, quindi siamo in mare aperto, siamo su fondali molto alti, per cui l'acqua che iniziamo a trattare è già un'acqua molto pulita rispetto a quella che può essere un'acqua prelevata su fascia costiera, e questo è abbastanza intuitivo. Dopodiché, anche pur prelevando l'acqua in zone molto, diciamo, in mare aperto, su grandi fondali, abbiamo fatto la scelta non solo di fare una prefiltrazione, ma anche di sistemare l'installazione dell'ultrafiltrazione. Queste, entrambe le batterie, che sono questi quattro cilindri che vedete qui in orizzontale e lì in verticale, questa è la prefiltrazione e l'acqua passa attraverso delle reti da 200 micron. Ricordo che un micron è un millesimo di millimetro. Questa prima prefiltrazione fa sì che possiamo rimuovere tutte le particelle solide sospese. Dopodiché ultrafiltriamo attraverso una batteria di filtri che ha dei pori da 0,03 micron, quindi andiamo a rimuovere virus e batteri. In definitiva, voglio sottolineare il fatto che con questa soluzione portiamo alla distallazione, cioè alla membrana a osmosi inversa che è cura della distallazione, un'acqua assolutamente pulita. E questo ha due vantaggi. Uno, oggettivamente, proprio dell'acqua che è pulita, ovviamente. L'altro è che, a proposito dei lavaggi per le incrostazioni di cui si parlava prima, in particolare il professor Liberti, ovviamente più l'acqua è pulita che noi trattiamo attraverso le membrane ad osmosi inversa, più possiamo diluire la tempistica tra un lavaggio e l'altro e quindi utilizzare meno quantitativi di prodotti chimici necessari per il funzionamento. Resta il fatto però che comunque questi prodotti chimici noi siamo in grado di mantenerli a bordo, quindi non li scarichiamo a mare. Passo un attimo indietro. Su quei serbatoi abbiamo fatto un sistema di tubazioni per cui noi possiamo i prodotti, diciamo, dei lavaggi mantenerli, ritenerli a bordo e non scarichiamo nulla a mare. Questo è uno dei primi grossi, diciamo, vantaggi dal punto di vista ambientale. Tornando, ecco, e quindi per quanto riguarda i prodotti chimici. Poi c'è il discorso, io avevo messo questa proporzione per dare un'idea che anche prima ho sentito, ed è appunto per ogni parte di acqua che trattiamo noi produciamo 0,6 di salamoia, 0,4 di acqua, di permeato, prodotto della distillazione. Quindi questo è per dare un'idea che se io tratto 1000 tonnellate ho 600 tonnellate di salamoia e 400 di permeato. Quindi gli accumuli che ci sono sui fondali marini sono enormi, quindi la soluzione che noi possiamo utilizzare con questo sistema di scaricare con unità in movimento attraverso sempre il sistema di tubazioni, ovviamente appositamente studiato, che porta la salamoia a poppa e fa scaricare sulla scia dell'elica, dopo vedete il filmato, quindi tutto questo che vi sto dicendo sarà ulteriormente sostenuto dalle immagini, è una soluzione eccellente dal punto di vista di evitare l'impatto ambientale dello scarico di salamoia, perché noi andiamo a diluire completamente sulla scia dell'elica, peraltro in superficie, quindi anche il discorso dei fondali viene salvaguardato in questo senso. Dopodiché, vabbè, ecco, questa poi è la sezione, ho voluto prendere uno dei disegnini, diciamo, in cui abbiamo sistemato tutta la parte per la remineralizzazione, che anche più volte è stata citata come uno dei punti critici del discorso di distallazione, perché riuscire a modulare correttamente secondo le indicazioni di chi si occupa, diciamo, di farci avere una buona qualità dell'acqua, riuscire a modulare correttamente il permeato rende il permeato acqua potabile, acqua che può essere diciamo, utilizzata per consumo umano e acqua che non diventa né troppo molle né troppo dura, perché nel caso fosse troppo molle, diciamo, può creare rilascio di metalli all'interno delle tubazioni, abbiamo sentito gli episodi che sono stati citati nelle varie isole, quindi è un aspetto fondamentale quello di rimineralizzare correttamente l'acqua. E noi abbiamo a bordo la nostra unità creato una sistemazione apposta con anche un deposito per quanto riguarda il contenimento dei sali per procedere a una corretta rimineralizzazione. A questo punto penso partirà il filmato e alla fine vi chiederò altri 10 secondi per darvi un'ultima informazione che mi faceva piacere comunicare. Thank you.
L'approvvigionamento e l'autonomia idrica delle isole del bacino del Mediterraneo rappresentano una sfida in termini di sostenibilità economica e ambientale per gli attuali impianti di dissalazione terrestre. Tutti credono che venga dissalata l'acqua prendendo acqua di mare e buttando il sale. Non sanno che l'incidenza tra l'acqua di mare dissalata e la salamoia inquina fortemente l'ambiente. Gli impianti di terra creano notevoli danni ambientali legati allo smaltimento della salamoia a ridosso della fascia costiera. Marnavi, compagnia armatoriale operante nel mercato mondiale dei trasporti dal 1910, ha realizzato il primo acquedotto mobile marino che tutela l'ambiente. Il progetto unico al mondo nelle sue caratteristiche è stato certificato dal RINA come Marine Mobile Desalination Unit ed approvato dal Ministero dello Sviluppo nell'ambito del programma Horizon 2020. È in mare aperto che avviene la produzione. L'acqua prelevata su fondali profondi diverse centinaia di metri viene prima sottoposta ad un processo di filtrazione e di ultrafiltrazione per eliminare qualsiasi particella residua o batteri. Una volta filtrata, l'acqua viene poi inviata attraverso un sistema di tubazioni alle membrane ad osmosi inversa, la tecnologia di dissalazione che permette di separare il permeato dalla salamoia. Questa però, a differenza dei dissalatori terrestri, non viene smaltita in un unico punto a poca distanza dalla fascia costiera, alterando l'equilibrio della fauna marina, ma in mare aperto. La caratteristica fondamentale dal punto di vista ambientale di questa soluzione di dissalazione mobile è la discarica della salamoia. La salamoia, infatti, viene condotta con uno speciale tubo di smaltimento a poppa e disciolta gradualmente al largo delle coste con il mezzo in movimento, sfruttando la rotazione dell'elica, per ottenere la massima dispersione del concentrato ed il minimo impatto sul biota marino. Il permeato, il prodotto finale del processo ad osmosi inversa, viene infine remineralizzato per donare all'acqua le caratteristiche che la rendano ottimale per il consumo umano. Con una capacità attuale di stoccaggio di 5.500 tonnellate, il dissalatore mobile marino Marnavi costituisce la prima soluzione innovativa al mondo in grado di garantire l'approvvigionamento idrico di più isole in qualsiasi condizione meteo marina, ma soprattutto senza nessun impatto sull'ambiente. Questa era l'ultima informazione che volevo dare, perché avete sentito parlare di 5.500 tonnellate. Noi siamo già studiando in fase anche abbastanza avanzata diversi impianti per aumentare la capacità e arrivare fino a 600 metri cubi ora, che significa 15.000 metri cubi al giorno. Con una rapida moltiplicazione arriviamo a 5 milioni di tonnellate l'anno, quindi una reale sfida che si può raccogliere con questo sistema. Grazie a tutti. Grazie a Ferdinando Esposito, direttore tecnico di Marnavi. Adesso interventi istituzionali, cominciamo dal governo in rappresentanza della ministra Maria Stella Gelmini. Diamo la parola al vice capo di gabinetto Giuseppe Di Meglio. Prego. Buongiorno a tutti, vi porto innanzitutto i saluti da parte del ministro Gelmini, che per sopravvenuti impegni istituzionali non è potuta essere presente. Vi darò lettura del discorso che era stato preparato in vista di questo convegno. Il tema delle isole minori è certamente uno dei più delicati tra quelli contenuti nella delega di funzioni conferito dal Presidente del Consiglio al Ministro per gli Affari Regionali. Si tratta per loro natura di aree deboli in quanto soffrono della distanza dalla terraferma sotto diversi punti di vista, e il problema dell'approvvigionamento di acqua dolce è uno di quelli che le affliggono. Trasporti, sanità, istruzione, lo svolgimento dei principali servizi di cittadinanza trova nelle piccole isole formidabili ostacoli rispetto a quanto avviene sulla terraferma. Il turnover degli addetti in queste fondamentali funzioni statali, come nello svolgimento delle funzioni locali, è vorticoso e finisce per non assicurare quel minimo di continuità che pur sempre è necessaria. La stagionalità che caratterizza le attività, soprattutto turistiche, che si svolgono nemmeno in tutte, ma spesso solo sulle più fortunate delle isole minori, rende precaria la situazione finanziaria dei comuni italiani. A fronte della scarsità di risorse ordinarie, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, che il Ministro Gelmini dirige,
supplisce con risorse straordinarie previste da specifiche disposizioni di legge. Il Fondo per lo sviluppo delle isole minori è stato finanziato solamente per le annualità 2008 e 2009 per un importo totale di 40 milioni di euro e le prime erogazioni sono avvenute tra il 2011 e il 2012. Sono stati finanziati 71 progetti a 36 comuni. Alcuni di questi progetti sono ancora in corso di realizzazione e pertanto è stato previsto che prima dell'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi a valere su altri fondi, i comuni interessati completino la trasmissione degli atti necessari per il monitoraggio finale di questi interventi. In questo modo si intende evitare il sovraccarico operativo per i comuni beneficiari e assicurare un più efficace utilizzo delle risorse complessivamente stanziate, verificando la conclusione dei progetti precedenti prima di finanziarne di nuovi. Le progettualità dei comuni isolani potranno infine essere proposte sul nuovo fondo per gli investimenti nelle isole minori, che prevede un finanziamento per le annualità 2020, 2021 e 2022 di 71,5 milioni di euro. I criteri di riparto del fondo tra i comuni sono stati definiti con un DPCM, a seguito del quale è stato adottato un decreto ministeriale che ha ripartito le tre annualità del fondo tra i comuni per il finanziamento di progetti di investimento che si auspica siano significativi e strategici. Vi è poi il Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori, istituiti con la legge di bilancio per il 2021, finanziato per 1,5 milioni di euro per le tre annualità 2021, 2022 e 2023. La norma non individua le modalità di erogazione di questo nuovo fondo, che si intende definire con un decreto ministeriale in modo da produrre un significativo effetto leva e assicurare il massimo vantaggio per i comuni beneficiari. Accanto alla dimensione finanziaria esiste poi una dimensione istituzionale sulla quale si è appuntata l'attenzione del Ministro per gli Affari Regionali. Da più parte si chiede una nuova normativa che metta ordine nelle questioni e consenta un rilancio delle politiche per le isole minori. In Parlamento, come noto, è in discussione presso la competente Commissione della Camera il disegno di legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri, approvato dal Senato nel 2018. Il disegno di legge individua 56 isole marine, 46 isole lagunari e 6 isole lacustri. I beneficiari sono 40 comuni aventi nel loro territorio isole marine, 5 aventi isole lacustri e 7 aventi isole lagunari. Di recente si è poi aggiunto un nuovo disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Mazzetti e altri sulle stesse tematiche. Per fare ordine in questo quadro, il Ministro ha inteso istituire una commissione di studio presieduta dal professor Salerno del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha prodotto a sua volta una ipotesi normativa di indubbio pregio. Di questa proficua stagione di riflessione e proposta è necessario ora raccogliere i frutti e individuare una direzione di regolazione univoca sulla quale trovare anche con il Parlamento il necessario consenso allo scopo di pervenire a quella riforma di cui da ogni parte si sente l'esigenza. Il Ministro al riguardo assicura tutto il suo impegno. In questo quadro complesso e per certi versi contraddittorio si pone poi il tema affrontato oggi della provvista di acqua dolce sulle isole. Si tratta di un problema di non facile soluzione che presenta molteplici sfaccettature di peso diverso, ma che vanno prese tutte in considerazione per ottenere una soluzione ottimale. Lo Stato si è fatto carico da sempre di tale necessità, dapprima rifornendo le isole con navi cisterna del Ministero della Difesa, poi con il ricorso al naviglio privato quando i quantitativi da trasportare diventarono di grande entità, e infine con la installazione di dissalatori sulle isole attraverso apposite gare, la cui realizzazione deve tener conto però di molteplici vincoli urbanistici, paesaggistici, economici e soprattutto ambientali. L'analisi che è stata presentata oggi, e per la quale il Ministro vi ringrazia, ha il pregio di fornire dei dati oggettivi, almeno sull'aspetto dei costi di produzione tra le due diverse metodologie di soluzione del problema. In esito ai calcoli effettuati per ottenere la stima del costo unitario delle due soluzioni applicate alle isole di Ponza e di Ventotene, è emerso che l'acqua prodotta con impianto da terra è più costosa dell'acqua prodotta con impianto su nave. Naturalmente, quando si vanno a toccare equilibri così delicati, il fattore costo è importante, ma non è l'unico che occorre tenere in considerazione. Vi è anche un altro aspetto da non sottovalutare. L'iter autorizzativo di un impianto di terra è molto lungo e quando giunge a conclusione, troppo spesso l'impianto progettato
si rivela essere ormai obsoleto. Ma non è tutto qui il valore di questa giornata. La Fondazione Univerde e l'Associazione Mare Vivo hanno stilato un decalogo per affrontare al meglio i problemi legati all'approvvigionamento idrico mediante dissalazione. Si tratta di ideazioni operative dettate dall'esperienza, la cui importanza è evidente e che devono guidare qualunque soluzione si intenda percorrere nei diversi contesti isolani. Ridurre la necessità della dissalazione, azzerando le perdite nelle condotte e verificando le alternative, definire i requisiti di qualità dell'acqua dissalata, monitorare lo stato degli ecosistemi marini nelle aree interessate dai dissalatori, ricondizionare l'acqua prodotta, definire le localizzazioni idonee per le opere di presa, definire le modalità di controllo di processo, regolamentare gli scarichi del processo di dissalazione, inserire nella normativa la via VAS-VIS per i dissalatori e l'indicazione di procedure ad una preventiva analisi del rapporto costi-benefici. Questi principi del decalogo, che non sono petizioni di principio astratte, ma precisi suggerimenti di processo, che il convegno lascia in eredità agli enti locali responsabili delle decisioni infrastrutturali sul tema della dissalazione delle acque. Principi e valutazioni sui costi sono adesso affidati agli enti locali, che avranno ulteriori elementi da prendere in considerazione per favorire una complessiva efficacia ed efficienza di sistema, quale obiettivo di avanzamento nel difficile percorso che conduce ad una sempre maggiore sostenibilità delle soluzioni da adottare per le isole minori. Territori che, per importanza sociale e qualità degli ecosistemi, minori di certo non sono. In conclusione, vi porto l'impegno del Ministro Gelmini riguardo ai temi che sono stati oggetto di questo convegno, e da parte del Ministro c'è la massima attenzione e l'impegno soprattutto ad esaminarli e affrontarli nelle sedi competenti con l'interlocutore principale, che a riguardo, come ha giustamente riferito l'onorevole Pecoraro Scanio, sono le regioni, no? Che ovviamente anche con gli enti locali. Quindi dal Ministro Gelmini attenzione e disponibilità su questo delicato tema. Grazie. Mi permetto un attimo di ringraziare ovviamente il vice capo di gabinetto di Meglio, ricordando, tra l'altro non l'ha detto, che lui è di Ischia, ho scoperto adesso, quindi comunque ha un'attenzione alle isole, diciamo, da un punto di vista proprio ontologico, anche se loro il collegamento l'hanno avuto nel 57, come abbiamo visto prima, quindi hanno la condotta. E ovviamente noi sappiamo che, come è stato ripetuto, le competenze sono statali per quanto riguarda le isole, e me lo si diceva anche prima, ma è evidente che per quanto ci riguarda la delega a questo tipo di rapporto con le isole è del Ministero degli Affari Regionali, e le isole hanno comunque un ruolo, perché poi sono quelle che materialmente, le regioni, commissionano poi i dissalatori. C'è Acqua Latina e la Regione Lazio che ha fatto quell'obbrobrio a Ventotene, sono molte volte le regioni che finanziano delle cose che invece di essere un vantaggio sono spreco di denaro pubblico, danno ambientale e danno alla salute e senza servizi ai cittadini. Quindi da un punto di vista di monumento allo spreco è veramente assurdo. Volevo solo fare questa precisazione e ringraziarlo per essere qui e per poter ancora ascoltare qualche altro intervento. Comunque stiamo andando rapidamente verso la conclusione. Sì, chiamiamo alla parola Loredana De Petris, senatrice di Liberi Uguali e presidente del gruppo misto di Palazzo Madama. Prego, presidente. Sì, intanto grazie per questo convegno. Ce ne sono stati altri, quindi è bene sempre che le cose siano, che ci sia un lavoro in progress, perché in questo momento è una cosa assolutamente fondamentale. Spesso si assiste magari a iniziative e convegni che sono una tanto, un po' senza continuare, poi non se ne sa più nulla su una questione assolutamente cruciale. E io davvero ringrazio sia la Fondazione Univerde, Alfonso, che Mare Vivo per un lavoro attento che dura da moltissimo tempo. Ora è evidente che noi ci troviamo nella gestione, diciamo, delle isole, che sono un grande patrimonio. Le isole minori sono un grande patrimonio del nostro paese e quindi meriterebbero ancor più attenzione, un'attenzione che oggi può diventare anche l'attenzione alle nuove tecnologie, agli impatti, alla sostenibilità, un'occasione per le isole. Io questo lo dico, pensiamo a tutto il tema, per esempio
anche delle energie rinnovabili potrebbe essere su moltissime isole, su, anche diciamo un'operazione in cui riusciamo davvero a mettere in campo dei modelli, no? Dei modelli che possono essere anche diciamo importanti per quelle isole stesse. Noi ne avevamo per esempio parlato per Pantelleria, no? Per una serie anche di isole su cui si può provare diciamo a fare delle operazioni che sono strette, che possono addirittura rapidamente anche portare anche all'autosufficienza energetica. L'altro tema è appunto, e l'attenzione, è quello dell'acqua. Il diritto all'acqua su cui ci siamo battuti in tutti questi anni, purtroppo è un diritto all'acqua che ancora stenta in qualche modo, non solo a livello mondiale, ma anche nel nostro paese, e la garanzia all'accesso in condizioni diciamo di garanzia per la salute e soprattutto anche economica, abbiamo difficoltà. Avete nominato Acqua Latina sul dissalatore, diciamo, no, di Ventotene, è quasi il simbolo, diciamo, degli sprechi e di come spesso, diciamo, di come tutto viene scaricato, tra l'altro, sulle bollette degli utenti. Ora però qual è il punto? Oggi sempre di più noi arriviamo al tema, diciamo, dei dissalatori, diritto all'acqua e alla qualità dell'acqua. Ecco, questo è l'altro punto. Prima la relazione che c'è stata da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ci dice esattamente quali sono anche gli impatti, per esempio sulla salute umana, di un utilizzo prolungato di acque completamente diciamo demineralizzate. Questo è un elemento assolutamente cruciale. L'altro elemento è quello degli impatti di questi impianti. Per un lungo tempo sono stati, diciamo, a mio avviso, anche con l'urgenza, probabilmente anche di dover fornire un servizio, si è dato il via, diciamo, anche a questi impianti, a mio avviso senza alcuna attenzione sugli impatti, diciamo, degli impianti stessi, impatti ambientali che si fanno a terra, impianti con le conseguenze che questo ha sul mare stesso. Abbiamo visto quali sono gli impatti anche di tutte le sostanze chimiche che vengono utilizzate poi per fare i lavaggi, e dico per molto tempo vi è stato, diciamo, una sottovalutazione assoluta, se non addirittura, diciamo, neanche si sono in realtà esaminati davvero, diciamo, gli impianti e gli impatti. Ora però, come si è visto dal filmato con la nave, è possibile, esistono delle alternative che sono molto più sostenibili. Esistono, e probabilmente troveremo anche, forse investendo su questo, tecnologie che permettono ulteriormente di mettere in campo delle alternative. Questa è la strada. Ma la cosa fondamentale, qui il decalogo di Mare Vivo è fondamentale, perché fa diciamo attentamente l'elenco di quelli che sono gli impatti che devono essere verificati nel momento stesso in cui si autorizzano, cosa che francamente fino adesso questo non è stato, ma non c'è. Non è stato mai fatto. Questo è il punto fondamentale. Oggi noi vediamo i dati sull'impatto sulla salute, sulle conseguenze, sull'inquinamento e quindi sulla qualità del mare, l'impatto a terra, e quindi a maggior ragione, lo dico ovviamente al rappresentante del governo, qui non è solo una questione di tempi, sappiamo che le procedure sono lunghe per tutte, anche purtroppo per le tecnologie, quelle buone e sane, diciamo, vediamo sulle energie rinnovabili quanto sono lunghe le procedure, ma in questo caso qui il problema non è la lunghezza, è il problema che bisogna assolutamente sottoporre, diciamo, ad una serie di non solo di valutazioni che sono come la via semplificata, come volevo, ma queste cose che, e tutti questi impatti, soprattutto anche dal punto di vista sanitario, ambientale, sono stati assolutamente, diciamo, non trascurati. E chiudo dicendo, bisogna però investire, perché gli investimenti sono pubblici, questo è il punto fondamentale. Sulle isole, anche su questo tipo di impianti, gli investimenti sono, è il mio cellulare, purtroppo, sono pubblici, sono statali, sono anche ingenti. Quindi a maggior ragione, io credo, quando si fanno degli investimenti pubblici, bisogna assolutamente, diciamo, invece provare sempre di più oggi ad investire su tecnologie, su metodi,
su possibilità che esistono alternative e che sono sicuramente molto meno impattanti e più sicuri. La transizione, chiudo davvero, la transizione verde, la transizione ecologica si fa non solo, diciamo, con quello che abbiamo già inserito nel PNR, ma in generale con una grande coerenza anche in tutti gli investimenti, no, che lo Stato fa, che il pubblico fa, che devono essere sottoposti, diciamo, al fatto che non devono procurare danno. Nella Next Generation EU una cosa, il principio base è, e questo dovremmo applicarlo sempre, che nessun intervento, nessun investimento deve essere dannoso per l'ambiente. Io credo che questo dovrebbe essere il parametro in generale su tutti gli investimenti pubblici, a maggior ragione su quello che è un patrimonio, che sono in qualche modo un serbatoio anche di biodiversità e di bellezza, e soprattutto molto delicate dal punto di vista ambientale, come le isole. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie alla Presidente Loredana De Petris. Adesso la parola a Francesca Troiano, deputata del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Finanze di Montefiore. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ringrazio la Fondazione Univerde e Mare Vivo per l'importante iniziativa e per permettermi di porre l'attenzione appunto su una tematica come l'oro blu, che venendo da una terra che soffre come il Gargano e anche che appunto ha le isole Tremiti e tutta la problematica legata alle aree costiere e quindi tutta la parte legata a Vieste e Peschici, che soffre comunque problematiche legate a carenze idriche, non per far andare in secondo piano tutta la parte delle aree interne, perché c'è anche tutta la parte del subappennino, quindi so benissimo, conosco perfettamente che cosa significa carenza idrica. E credo che sia fondamentale, aggiungo ecco un passaggio a quello che è stato già detto da tutta la parte istituzionale, cercare di colmare la normativa la normativa nazionale sul controllo legato appunto a tutto quello che riguarda la dissalazione. Questo ci permetterebbe comunque appunto di controllare anche tutto l'inquinamento ambientale legato anche a tutti quegli elementi che vengono scomposti, no? Come la salamoia, come abbiamo individuato nella salamoia. Questo è un impegno anche sottolineato dalle Nazioni Unite in Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Hanno posto uno specifico obiettivo: acqua dolce per tutti. Nella mia attività parlamentare mi è capitato comunque anche di ascoltare realtà israeliane e californiane e quindi a fare attenzione ai lavori che comunque queste realtà, sempre per stesse motivazioni, quindi carenza di risorse idriche nel loro territorio, hanno attuato sull'investimento comunque in tecnologie per tutto il processo legato appunto alla dissalazione. E io credo che l'attività parlamentare, l'attività politica, e faccio mie tutti gli obiettivi portati in questo convegno, debba porre al centro l'attenzione comunque della carenza idrica, perché è un problema comunque che appunto non è solo un problema che riguarda noi, ma riguarda comunque le future generazioni. Io credo che riguardo anche ai fondi non possiamo solo pensare di immaginare un finanziamento esclusivamente pubblico, ma inevitabilmente dobbiamo immaginare comunque una partnership privata. Infatti il lavoro comunque del progetto che abbiamo individuato è quello che ci fa comprendere che è fondamentale attingere anche a tutte le risorse
private sul nostro territorio che sviluppano progetti comunque innovativi come quello che è stato presentato oggi. Ed, inoltre credo e appunto per chiudere che sognare appunto non è fuggire la realtà ma è sganciarsi dalle evidenze, lasciare deliberatamente i sentieri dell'obbedienza e proiettarsi in una realtà che chi osa pensa differentemente. Grazie a tutti. Grazie a Francesca Troiano, deputata del Movimento 5 Stelle. Adesso è il momento di dare la parola a Giampiera Usai, che è segretaria generale dell'ANCI. Ricordiamo, siamo nella fase conclusiva, alcuni interventi previsti abbiamo necessariamente dovuto eliminarli perché abbiamo degli orari da rispettare, sia dal punto di vista della sala che delle dirette, e quindi invitiamo i prossimi oratori a tener conto di questo. Grazie davvero, prego. Sì, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per questo invito, che tra l'altro ha saputo sollecitare la mia curiosità, per due motivi. Il primo motivo è insito nel titolo stesso che avete dato, alternative sostenibili ai dissalatori, il che mi ha fatto presupporre che l'argomento sarebbe stato trattato in modo più ampio. L'altra mia curiosità, che poi spero di completare separatamente, è quella che ero estremamente curiosa di sapere il funzionamento di questa nave dissalatore. È sicuramente intrigante, è sicuramente portatrice di eventi positivi per tutte le isole minori. Io parlo a nome dei 35 comuni delle isole minori, perché sono 35, e 87 isole minori marine, perché prima si è fatta la declaratoria di isole marine, lacustri, lagunari. Io rappresento le marine. E quindi quest'idea di questa nave che naviga in alto mare, che dissala, riduce gli effetti negativi, diciamo, dei sali che venivano dispersi, che ci hanno sempre spaventato. Io mi ricordo un'altra iniziativa in cui si parlò in modo piuttosto ampio del dissalatore di Ventotene. E anch'io mi ricordo che pensai, questo è l'esempio di ciò che non si deve fare. Esattamente quello che è stato detto anche qui. Però qual è l'esempio di ciò che si deve fare? Allora mi sono andata un attimino a fare una riflessione, quindi prometto al relatore che ha illustrato il funzionamento della nave, o minaccio che io ho bisogno di chiarimenti che non chiederò adesso in presenza, vista la ristrettezza del tempo. Però mi riallaccio al titolo. Io dico che il convegno di oggi è impostato su due elementi, su due fattori di cui non si può non tener conto: la pandemia e i cambiamenti climatici. Tra l'altro, cambiamenti climatici se ne parla continuamente, tutti i giorni, non c'è giorno in cui non si parla di cambiamenti climatici. La pandemia perché? La voglio ricordare perché in realtà ha stimolato in ognuno di noi, sia a livello privato ma a livello pubblico, dovrebbe aver instillato, diciamo, buoni pensieri di sburocratizzazione, cioè tutte quelle cose che sono state lamentate in interventi che mi hanno preceduto, come rendere più snella una pubblica amministrazione, e mi è piaciuto soprattutto il concetto che è contenuto nel piano di sviluppo francese, che dicono che non vogliono lavorare per ritornare alla fase pre-Covid, ma vogliono lavorare per creare una nuova economia. Io faccio proprio questo pensiero, perché ho letto anche questo, diciamo, nel titolo, quello di andare a trovare soluzioni diverse, andare a osare e a sperimentare di più. Non possiamo adagiarci su quelli che sono, che erano i risultati per giunta non eclatanti del pre-Covid. E quindi in che modo, diciamo, snellire le procedure? Sicuramente, per esempio, una proposta l'ANCI me l'aveva fatta per quanto riguarda le energie alternative.
Le procedure delle energie alternative sono veramente pesantissime. Io ho fatto calcolare da uno studio fatto all'Università di Siena 640 giorni per ottenere un'autorizzazione. È immenso, a fronte di molti meno giorni in altri stati, in altre realtà. E allora una proposta che lancio qui, perché può essere mutuata anche per il tema dell'acqua, è quello di dire: ma perché non istituire i disegni di legge sulle isole minori, lo propongono, un comitato paritetico istituzionale che metta al tavolo tutti i ministeri di settore, le regioni, ma anche i comuni. I comuni sono i primi attori del territorio e soprattutto i comuni delle isole minori sono forse quelli che più facilmente, poiché sono aree più fragili, come è stato detto più volte, sono pronti a sperimentare, a mettersi in discussione e a provare esperienze nuove, quale quella anche della nave di Salatori. Ora, il tema dell'acqua nelle isole minori è dualistico. Da un lato abbiamo isole totalmente prive di condotte sottomarine che gli portino l'acqua e l'acqua arriva con le bettoline. E dall'altro invece abbiamo isole che sono connesse con un tubo. E allora nel risolvere il problema io credo che si debba tener conto di altri elementi, cioè queste tubature sottomarine, chiedo scusa, è un debito di saliva. Queste tubature sottomarine vanno sicuramente sanificate, migliorate, migliorata l'adduzione. Però non trascurerei, e chiudo subito, non trascurerei un altro fattore. Fatemi venia se mi riallaccio al passato, molto passato. Ma voglio lanciare una lancia a favore di Ventotene, che è stata richiamata qui per ciò che non si deve fare. Però Ventotene ha un sistema eccezionale, e cioè siccome è su un piano inclinato, questo l'ho appreso anch'io in questi giorni, quindi è facile, diciamo, utilizzare le acque meteorologiche, sorgive e così via, che naturalmente defluiscono verso il basso e quindi possono essere distribuiti. Quindi il problema dell'acqua è desalinizzazione, ma anche riutilizzo di acque reflue, ma anche l'utilizzo di acque meteorologiche, utilizzo di acque sotterranee. Voglio sfatare un altro detto, che le isole sono prive di acqua. Non è vero, il sottosuolo delle isole è molte volte proprio ricco di acque. Una dimostrazione palese, cito un altro esempio, è per esempio l'arcipelago di La Maddalena, dove arrivano acque addirittura dalla Corsica, quindi acque buone. Allora, nel trovare la soluzione, credo che debba essere un paniere misto e integrato. Mi fermo qui perché altrimenti abuso, ma credo di aver più o meno dato le sollecitazioni che mi ero prefissata di dare. Grazie. Grazie. Grazie Gian Piero Sai. Adesso diamo la parola, chiamandolo al microfono, al sindaco di Capoliveri, Walter Montagna. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito, onorevole Pecoraro Scagno, la ringrazio la Presidente di Mare Vivo. Cosa devo dire? Sul punto di vista dell'inquinamento ambientale è stato detto tutto. Io vorrei aggiungere qual è la difficoltà di un sindaco quando combatte un'imposizione che viene dall'alto. Noi a Capoliveri abbiamo il problema che la Regione Toscana intende costruire sul mio territorio comunale un dissalatore di 80 litri al secondo, quindi è un impianto prettamente industriale, e andarlo a scaricare in un golfo che dai nostri rilievi fatti è stata definita una nursery del mare. Quindi cosa fa un sindaco in questo caso? Si trova a dover fare dei ricorsi al TAR? Sì, lo stesso TAR che però fa capo a quella regione. Fatto ricorso al TAR, persi ricorso al TAR, cosa fa? Ricorre in Consiglio di Stato. E lì in Consiglio di Stato, diciamo, il tiro è stato un po' raddrizzato. Ora ultimamente è stata rifatta la conferenza dei servizi per portare alcune correzioni all'iter procedurale antecedentemente fatto,
E quindi il sindaco è costretto in una conferenza di servizi a difendersi, ma il voto è quasi inesistente, ininfluente. I pareri negativi sono pareri consultivi, il comune non si può difendere. Quindi cosa facciamo? Qui c'è proprio un discorso di poteri, come chi è il controllore e chi è il controllato. Allora, io subisco questo intervento, che è detto anche strategico, bene, finanziato per la metà, l'altra metà deve essere ricavato dalle bollette, quindi diventa un mutuo per la popolazione. Ora, io mi sto tutelando, perché su tutto quello che io ho sentito sono ancora nella fase preventiva, quindi io ho mandato persone sott'acqua a fare il rilievo della baia dove si andrà a scaricare il tutto, e ho fatto ultimamente, per difendermi dall'ultimo atto della conferenza dei servizi, il ricorso alla presidenza del Consiglio. Mi è rimasta solo quella. E non so se verrà accettata, perché i comuni sembrerebbero che non sono autorizzati, cioè autorizzati a farla sì, ma presa in considerazione è molto difficile. Fatto quello, vi dico, non mi rimane altro che passare al piano penale, quindi responsabilizzare chi farà danno all'ambiente, se il danno ci sarà, l'andremo a cercare a questo punto. Quindi io non mi fermo al lato amministrativo, ma andrò anche in sede penale. Quindi il fascicolo probabilmente lo manderò anche alla Procura della Repubblica. Questo è costretto a fare un sindaco, oggi, in Italia. E questo io non lo so se dal punto di vista politico può essere accettabile. Cioè, io momentaneamente non mi sento tutelato dallo Stato e mi devo difendere, però so come difendermi e mi difenderò fino in fondo. Io ho il presidente locale di Mare Vivo sull'Elba, che ha patrocinato alcuni interventi, abbiamo fatto venire anche l'assessore all'ambiente Carta da Ventotene. Sì, c'era il mio assessore Laura Di Fazio, assessore all'ambiente. Io prometto alla mia cittadinanza che mi difenderò con l'unghie, poi fino a dove arrivo non lo so, però il danno ambientale è sul tavolo ed è visibile a tutti. Cioè, è inutile andare a cercare interventi. Noi non abbiamo un problema di equilibrio idrico all'isola d'Elba, noi abbiamo una conduttura, siamo collegati al continente, questa conduttura è stata dichiarata obsoleta, quindi andrebbe cambiata. Ci si dice, va bene, fate il dissalatore. Da ultimi studi ambientali fatti, l'isola d'Elba è in equilibrio, perché il 46% l'abbiamo noi come risorse idriche locali, il 52% lo dovrebbe fornire il dissalatore per colmare perdite del 46%, cioè il dissalatore serve per il 7% del fabbisogno. E un'azienda che mi deve portare l'acqua in casa e non riesce neanche a gestire l'infrastruttura, vorrei sapere come fa a gestire un impianto di dissalazione. In due chilometri di condotta che va dalla località dell'Innamorata alla località del Calone, io ho contato ieri 62 interventi. Sono stati fatti 62 interventi in poco più di un chilometro e mezzo. Cioè, e non si riesce a cambiare la condotta. E allora cosa fanno? Per colmare il tutto, mi si dice facciamo il dissalatore, così l'acqua c'è. Dal punto di vista ambientale io non lo so se è la scelta giusta, perché se pensiamo al dissalatore bisogna pensare anche come forniamo energia al dissalatore. Cosa facciamo? Energie rinnovabili per il dissalatore? Come facciamo a dire che è la nostra indipendenza quando poi dipendiamo dal continente anche per gli idrocarburi che arrivano a singhiozzo sull'isola? Cioè, io sinceramente come sindaco mi sto facendo un'esperienza tale in questo momento, dove dico veramente che se non si intervenne dal punto di vista dello Stato a difenderci, noi siamo veramente soli e siamo quelli che forse a livello di giustizia penale siamo forse quelli che rischiamo più di tutti, perché poi molte firme sono le nostre. Quindi io combatterò fino alla fine e vediamo, dal lato del tribunale amministrativo si andrà poi in sede penale e vediamo cosa succede.
E quindi io per ora mi fermo qui, perché sennò mi scaldo troppo e non è quello il caso. Vi ringrazio dell'invito e ringrazio Marevivo per la vicinanza al comune di Capoliveri. Grazie. Grazie al sindaco di Capoliveri. E adesso la parola a Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi, che è collegato, però non è presente, quindi chiedo alla regia di... Ci siamo, eccoci. Prego. Eccomi, mi sentite? Sì. Beh, bene, grazie, un saluto Alfonso Pecoraro Scanio, grazie per questo invito. Io premetto subito che, come Alfonso sa, io parlo diffusamente e nel merito delle cose che conosco bene, no? Quindi se parlo di biodiversità e di animali, insomma, mi sento nel mio ambito, voglio dire, no? Chiaramente una cosa sui dissalatori è una cosa molto tecnica, io ho ascoltato molte cose, ho imparato anche qualcosa, insomma, ascoltando le varie relazioni, però certamente non posso dare un contributo di carattere tecnico, però posso fare un discorso ambientale di carattere generale che riguarda il motivo per cui si parla di dissalatori, che è quello di avere acqua, dell'utilizzo dell'acqua, no? E questo è un elemento a monte sul quale ragionare, soprattutto in un ragionamento delle piccole isole. Perché si vuole più acqua, praticamente? Si vuole più acqua perché le isole sono piccole soprattutto, hanno una grandissima variabilità di presenze, come sappiamo, no? C'hanno un periodo molto limitato dell'anno in cui ci sono tantissime persone e un periodo, diciamo, invece molto più lungo in cui le persone sono molto meno. Allora, quindi, a volte si potrebbe fare anche un ragionamento se è giusto pensare a una presenza pressoché illimitata di persone all'interno di un'isola in un ristretto periodo di tempo e per questo dover adeguare fino in fondo i servizi a quella presenza di 2 mesi. O forse è meglio in alcune realtà pensare a una presenza più ragionevole anche in quei periodi. Ecco che praticamente c'è forse meno esigenza di acqua da poter utilizzare in un certo periodo. Io recentemente si è discusso su un'isola che è vicina, ora l'isola d'Elba, ha parlato il sindaco di Capoliveri, o anche l'isola del Giglio dove c'è un dissalatore, non c'è area a mare del parco e quindi, diciamo, non me ne sono interessato molto perché l'area a mare non è di competenza del parco, ma ad esempio nell'isola di Pianosa, vicina, si è recentemente parlato e si sta parlando del problema idrico. All'isola di Pianosa ci sono dei pozzi con dell'acqua che può essere reperita in loco, no? E qualcuno ha anche evidenziato il problema, ma dice si potrebbe fare un dissalatore anche lì, no? Ma al di là del dissalatore e delle controindicazioni che ci sono, ma quante persone ci vogliamo far stare su quell'isola? Cioè, vogliamo fare in modo che ci sia un turismo complessivamente sostenibile e quindi, diciamo, come adesso c'è un numero chiuso di circa 400 persone al giorno tra tutto, oppure vogliamo pensare ad un turismo di 1000 persone per cui c'è bisogno di molta più acqua? Ecco, io penso che la prima ipotesi, soprattutto in un parco, è una scelta migliore, magari cercando di avere quelle 400 persone anziché per 2 mesi avercele per 5, per 6, per più tempo, no? Lavorare in modo sostenibile. Quindi io credo che, come sempre, quando si parla di acqua si deve parlare anche ovviamente dell'utilizzo, del fabbisogno che si può fare, fermo restando anche, come ben sappiamo, tutta la problematica dell'efficienza delle reti idriche, no? Che anche questa è una componente fondamentale e quindi direi, per dire insomma la mia opinione,
prima ancora di pensare ad avere sempre più acqua, sempre più acqua, sempre più acqua per utilizzo idropotabile, magari pensare anche come invece quest'acqua può essere gestita meglio nel suo complesso e soprattutto magari ragionare anche sui carichi che non devono forzatamente essere incredibili in alcuni mesi, soprattutto quando le isole sono molto molto piccole, perché una eccessiva presenza crea comunque problemi anche di altro tipo, non soltanto legati alle necessità dell'approvvigionamento idrico. Ecco, quindi mi sento di dare questo modesto contributo, che capisco non è proprio nel merito del convegno che si sta facendo adesso, però rispetto alla mia esperienza erano queste le cose che mi sentivo di dire. Grazie. Grazie al presidente di Federparchi, Gian Piero Sammuri. L'ultimo, prego, Alfonso. Mi associo ovviamente, visto che so che si deve staccare il presidente, lo ringrazio molto per essere stato 2 ore collegato, aver seguito tutto. Il tema è molto importante e credo che sicuramente aver visto, e poi ti manderemo anche il video ad hoc, la nave dissalatrice ti dà anche una soluzione tecnologica che possiamo consigliare a molte altre realtà del nostro paese, ma sapendo il tuo interesse anche sulla dimensione, diciamo, internazionale, potremo promuovere questa come una soluzione per altre realtà che hanno bisogno di acqua. Penso perfino al Baltico, penso perfino ad altre zone del mondo che hanno interesse ad avere, hanno tantissime isole, la Grecia, che hanno tanto interesse ad avere delle soluzioni meno impattanti. Grazie Giampiero. Adesso l'ultimo intervento, ancora in collegamento da Ventotene, è esatto, tanto citata, a noi tanto cara per motivi ovvi ovviamente, parliamo della Ventotene del manifesto, oltre che dei motivi per cui invece adesso sentiamo l'assessore all'ambiente Francesco Carta, che è l'ultimo intervento di quest'oggi. Prego, assessore, buongiorno. Non so se ci sente, noi non la vediamo in video, vediamo una sua foto, ma non... provi a parlare. Non sente. No, sentiamo qualcosa, ma evidentemente non è comprensibile. Forse possiamo riprovare a fare il collegamento. Eccolo, adesso la vediamo, assessore, la vediamo. Provi a parlare. No, non la sentiamo. Deve attivare il microfono. Dovrebbe avere l'audio disattivato. Guardi il pulsante rosso sul... col microfonino. Col microfonino a fianco a quello rosso. Ormai siamo tutti... Però non funziona. Non so se... possiamo avviare in qualche modo, altrimenti così, forse telefonando. Vuol dire anche senza guardarlo. Mi sentite? Adesso sì, perfetto, prego. Allora, io intanto saluto tutti i partecipanti, e in particolare il sindaco di Capoliveri, che ci siamo visti quest'estate a Elba, su questo problema di Salvatore. Vorrei iniziare dicendo, ricordando insomma una osservazione che si è già fatta, che è questa: prima ancora di cercare diciamo più acqua, dovremmo porci il problema di utilizzare bene quelle che abbiamo. Nella zona sud della provincia di Latina abbiamo una disposizione che supera il 70% dell'acqua immessa in rete. Naturalmente il discorso della distribuzione, laddove non ci sono altre fonti di approvvigionamento, diventa diciamo essenziale. Io parlo per la cupola di Ventotene. Noi avevamo delle navi cisterne che trasportavano acqua da Napoli con un costo di 12 euro a metro cubo. Naturalmente la produzione venuta dal mare abbatteva notevolmente i costi.
però abbiamo avuto una esperienza veramente tragica, perché il nostro gestore ha allacciato alla metà del novembre 2017, ha allacciato il distillatore direttamente alla rete, senza procedere alla mineralizzazione, all'aggiunta di calce di magnesio, innanzitutto al permeato prodotto dal distillatore. Le conseguenze sono state disastrose. Noi abbiamo avuto per circa 2 anni e mezzo un'acqua fortemente torbida, con una sequela di rotture dei tubi, perché venivano aggrediti da quest'acqua che aveva una durezza di 4 gradi centigradi. Finalmente, alla metà di giugno del 2019, è stato installato il mineralizzatore, ma la situazione, pur essendo migliorata, non è, diciamo, completamente risolta, perché ancora laddove c'è rete fatta da tubi di ferro, il fenomeno continua, sebbene attenuato, perché l'acqua che in questo momento viene immessa è di circa 13 gradi francesi, quindi anche un po' al di sotto del limite stabilito dalla legge. Io colgo l'occasione in questo contesto per porre l'attenzione sulla durezza dell'acqua, perché come si stabilisce la salubrità di un'acqua dove si pongono limiti che vanno da 15 a 50 gradi francesi? L'acqua che veniva immessa in rete a Ventotene e che veniva dalla sorgente del Gari sotto le Mainarde era di 44 gradi di durezza. Siamo passati prima a 4 gradi e ora a 13 gradi. Ecco, allora, se è importante osservare dove si prende l'acqua, pensate che a Ventotene si prende all'interno del porto commerciale, dove si stabilisce la salamoia con le acque di controlavaggio, e pensate che a Ventotene viene fatto direttamente sugli scogli, c'è un problema di salubrità dell'acqua, cioè di durezza, che deve essere prodotta dal distillatore. Chiaro che la mineralizzazione è un processo costoso, ecco, ma su questo purtroppo non c'è normativa, cioè ci dobbiamo attenere solo ai limiti che vengono indicati dalla legge del 2001. Ecco, bisognerebbe porre attenzione anche e soprattutto sulla qualità e sulla durezza dell'acqua. Io vi ringrazio della ospitalità e quindi auguro un lavoro e quindi anche su queste questioni andare a mettere un po' meglio la normativa. Grazie. Quindi, Alfonso. No, prima che il direttore di Radio Radicale, che io voglio ringraziare con un applauso per la diretta che hanno fatto finora, bravissimi. Poi c'era Ventotene, il manifesto di Ventotene, questo le ha entusiasmati di più. E devo dire, prima di questo, voglio ringraziare tutti, soprattutto anche Giuseppe, Anselmo, Luca, i collaboratori della Fondazione Univerde, che meritano un applauso perché hanno fatto tutto questo lavoro con grande fatica, in una situazione in cui fare i convegni con limitazioni, cose, trova la sala, tutto diventa complicato, come avete notato. Riusciremo a far diffondere questo elemento di conoscenza attraverso i social, come abbiamo fatto in passato, ma soprattutto è importante aver avuto i 3 livelli istituzionali, il governo, la Camera e il Senato. Voglio rassicurare il sindaco dell'Isola d'Elba, che magari la senatrice De Petris e la deputata Troiano potranno fare qualche interrogazione sulla vicenda specifica, perché è evidente che non dobbiamo lasciare senza copertura di sostegno una realtà dove una nave dissalatrice risolverebbe il problema nel frattempo che si riattiva la condotta obsoleta che c'è sulla costa. Quindi ovviamente questa possibilità tecnologica della nave
anche una buona utilità nella flessibilità nel supportare le vicende. Io mi auguro che questa sia la prima delle navi dissalatrici che l'Italia può essere in grado di produrre e di portare come modello, perché poi il problema non è solo italiano. Cioè, i dissalatori in Grecia faranno lo stesso guaio, i dissalatori in Spagna faranno lo stesso guaio, i dissalatori che ci saranno, non so se il Baltico si riesce a dissalare, perché è un mare, quando sono andato sott'acqua, è un poco particolarmente colorato marrone, però ammesso che anche loro lo facciano nell'arcipelago della Finlandia o nelle migliaia di isole che ci sono, noi poi lo sottovalutiamo sempre perché ci sembra una cosa strana, sicuramente ci sono tanti luoghi dove magari è possibile usare una tecnologia nuova. Quindi io ringrazio molto e credo che con oggi siamo partiti con un'azione di comunicazione efficace per far capire che noi dobbiamo non solo evitare i guai, ma anche promuovere le soluzioni positive, perché se no i guai ci stanno e i nostri poveri sindaci o i comitati, le associazioni, Mare Vivo, devi stare sempre là a contrastare. Abbiamo visto la vicenda di Ventotene. Io devo dire, avendo vista di persona, sono rimasto veramente allibito. Diceva bene la nostra, vera rappresentante di tutte le isole, in qualche modo, perché ha un osservatorio su tante situazioni. Ecco, parlare di questo è fare attività di governo, perché questa è poi attività di governo. Cioè, ci sono i problemi, cerchiamo delle soluzioni, facciamo una valutazione di impatto ambientale. Oggi l'attività di governo, in qualche modo, è un'attività di governo diffuso, che si fa attraverso l'attività della società civile, la parte migliore della nostra imprenditoria, riuscire a scrivere dei provvedimenti per le istituzioni e cercare di avere delle soluzioni. E noi, come dire, io ormai sono anni, lo diceva bene la De Petris, cioè su certe cose cerco di arrivare al risultato. L'abbiamo fatto salvando l'isola di Budelli, l'abbiamo fatto in un altro campo ottenendo il riconoscimento dell'arte della pizza a patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Cioè, obiettivi circoscritti, ma che ci permettono di raggiungere i risultati, perché se no parliamo di tutto lo scibile umano, siamo sempre pieni di grandi affermazioni sull'ambiente, poi però dobbiamo stringere. E la cosa importante è che noi nel giro di 2 anni, grazie all'ottimo lavoro di Mimmo Jevoli, e un applauso questa volta che lo possiamo fare, che mi è sempre defilato, però la nave l'ha titolata giustamente a una tradizione di famiglia, immagino, e però in giro di 2 anni siamo passati da un progetto di cui si parlava a vedere la nave in navigazione e una roba, come dire, vera. Quindi questa è la parte sana della tradizione anche imprenditoriale di questo paese, per cui ci sono sicuramente gli imprenditori che cercano solo soldi pubblici, adesso stanno assatanati sul PNRR, però ci sono per fortuna anche gli imprenditori che cercano di avere un'idea, di portarla avanti, anche col sostegno, in questo caso del MISE, ma poi alla fine vedendo la realizzazione. Ecco, io di questo sono molto grato e credo che ridò la parola al direttore per una sorpresa. Per un ultimo contributo, che è quello conclusivo, così ci salutiamo con una sorpresa che ci ha preparato la regia, andiamo a vedere di cosa si tratta. Grazie a tutti. Grazie.